visita. Bravo, sì, così. E io dico, allora, Non ti permettere. non dirò, è perfetto così. No, allora, sicuramente partiamo proprio dall'analisi così, diciamo, di cosa c'è e di cosa non c'è. Allora, c'è un'immagine, ok? C'è un logotipo con due pittogrammi che ricordano delle ondine, ok? Non c'è un payoff e c'è un indirizzo internet con una mail. Quindi, diciamo che io colpo d'occhio. Dell'interesse suscita. Interesse suscita. Allora, se io dovessi dire così a colpo d'occhio, guardandolo, io non ho idea esattamente di cosa fate. Perfetto. Non ne ho idea per due motivi. Primo, perché l'immagine in alto, per quanto sia una bella immagine, interessante, è più che altro come si dice, un visual, cioè non è un'immagine che presa, rimpicciolita, grandina così, diventa un marchio. Quindi non possiamo dire che quello lì è un logo. Mi devo spostare, altrimenti mi becca, Ah, perché c'è l'aria proprio nel collo. riaccendo, riaccendo. No, dicevo allora, questa sicuramente è un bel visual, potrebbe essere una bella copertina, potrebbe essere una bella immagine per la pubblicità, ma di sicuro non è un logo, perché non ha i requisiti di essere riproducibile, sintetico, in bianco e nero non si vedrebbe nulla, in bianco e nero in scale di grigio ancora, in bianco e nero, proprio bianco e nero, niente. E quindi direi che se quello lì dovesse essere il logo non lo è tanto, perché probabilmente fossi in voi farei una bella ricerca su internet e cercherei Spiral, di solito c'è molta più roba in inglese ovviamente, Spiral logo oppure Spiral icon, ok? Vedere come sono disegnate le icone delle spirali e partire da lì. Uno prende questa icona, la modifica un attimo. Poi, altra cosa, caos calmo. Allora, questa è una questione di ordine di lettura. Non so se è così anche per voi, io leggo calmo caos. Perché leggo prima quello che sta più a sinistra, quindi anche dal punto di vista del logo, probabilmente avremmo dovuto inclinarlo dall'altra parte in modo che si leggesse prima caos e poi calmo. Detto questo, a me verrebbe da dire che avete la fortuna che il vostro nome inizia il vostro nome, con CC e che la spirale è un segno circolare. Allora, se dovessi dire io, probabilmente cercherei di elaborare una C che si chiude a spirale, ok? Oppure la O finale di calmo, per dire, se vuoi fare una roba integrata. Però lì si fanno poi un po' di prove, nel senso che si prende il logotipo, il marchio, si vede se il marchio può entrare nel logotipo, oppure se invece possono stare affiancati. Però sicuramente lavorerei su un'immagine diversa là sopra e rivedrei il lettering. Allora, un'altra cosa che vi dico è questa, cioè le due ondine, cioè io se dovessi vederlo così, dico questo è un posto, cioè un posto dove posso comprare dei vestiti in riva al mare, no? Ma davvero prendetelo nel senso che cioè, ci sono le ondine che a me sanno di mare, no? C'è questa immagine che comunque essendo una spirale la conchiglia, uno dice proprio qui la carta è molto anche molto raffinata perché è una carta di quelle tipo martellate d'acquerello, quindi mi dà l'idea di una cosa insomma che ha un tono alto, autorevole perché il colore è blu, quindi abbiamo detto prima, no? Suggerisce. Quindi secondo me è un pochino stonata, tra virgolette. Voi mi dite esatto di cosa vi occupate, come se ce ne fosse Guarda, un elemento in più. noi facciamo sensibilizzazione come senso civico proprio per la città. Quindi è questo, non facciamo, cioè, volontari, cioè volontariati sono sempre. Volontariato culturale, Quindi diciamo. Sì. sì, esattamente. Ok, allora, ad esempio, una cosa che io vi direi, che poi sarà oggetto magari dell'esercitazione che faremo domani, quindi non ci sarete purtroppo legata al dito. Vi direi, la vostra caratteristica qual è? Voi fate educazione, passatemi la semplificazione, Sì, perché io sì. faccio proprio l'ignorante così vediamo cosa viene fuori. Voi fate una specie di educazione civica, lavorate sulla città, no? Ditemi, no? È proprio un dialogo, non è che. Sì, lavorate sulla città. Allora, il tema della città. Tanto è vero che poi ci Non sarebbe c'è. un sottotitolo, cioè Che Foggia è un bene comune, che non abbiamo è? messo. Foggia è un bene comune, perfetto. Foggia è un bene comune, facciamo il gioco degli esse, cioè siete gli unici che possono, siete gli unici a poter Foggia bene comune, no? Anche l'associato al turismo, alla cultura, alla caccia, magari siete gli unici che ci credono davvero, però insomma, cos'è che vi differenzia l'attività più caratteristica che avete fatto voi e che non fa nessun altro, o che avete fatto voi, l'iniziativa, la Allora, modalità? noi siamo di giovane costituzione, quindi un Ok? evento vero e proprio Non l'avete non abbiamo fatto, ok. fatto. Quello che ci dovrebbe diversificare è che, insomma, almeno riteniamo noi nella nostra città,
tendiamo un po' a dare le colpe alle istituzioni, mentre dovremmo fare proprio un discorso di outing, perché siamo anche noi, cioè la città non va bene per colpa della città, siamo anche perfetto. Noi. Allora, questa è una cosa particolare, cioè voi siete quelli che, semplifico sempre, però questo è come se foste dei miei clienti, cioè voi siete quelli che non dicono la colpa è dell'amministrazione, avrà le sue colpe, ma la colpa è del cittadino, quindi il cambiamento parte dal cittadino. Sì. Quello che volete fare voi, il vostro obiettivo è il cambiamento, giusto? In meglio, si suppone. Allora, anche in peggio, anche peggio di così è difficile. Piace vincere facile, cambiamento allora, secondo me, ad esempio, se dovessi dirvi io, probabilmente il vostro logo, partendo da zero, lo immaginerei con un disegno dall'alto di qualche isolato del centro storico, qualcosa che dia l'idea del caos, ma che dia la dimensione urbana, quindi riconoscibile come una mappa stilizzata. Una proposta mia, di solito ne facciamo tre, una sarebbe questa. Probabilmente lavorerei sul caos calmo a questo punto con una... visto che il vostro obiettivo finale è l'attivazione, probabilmente a questo punto io vi suggerirei di passare su dei colori caldi, ok? Perché io prima non sapevo cosa facevate, però il colore freddo in qualche modo mi stacca un po' dalla massa. Un altro concetto chiave che dovreste evidenziare è che il vostro è un cambiamento, come si dice, bottom up, cioè da sotto in su, dalla base, no? E l'obiettivo, la parola chiave, quindi è dalla base, cambiamento. Poi cosa andate a cambiare? I comportamenti delle persone. Sì. Ok. Allora, probabilmente io visualizzerei, assegnerei al pittogramma, cioè al disegno, all'icona, la riconoscibilità della città, il tema città. Caos calmo come nome è bello, ha senso perché evoca tutta una serie di situazioni, a parte che evoca il film, eccetera, ma è il romanzo, però la situazione, cioè c'è un caos. C'è, in apparenza c'è. Sotto c'è il caos, però è tutto fermo. Una città immobile. Perfetto. E sotto ci vorrebbe a questo punto un claim che è quello che deve dare il vostro tono, facendo finta di non poter cambiare il nome, perché il vostro tono è qualcuno che dice svegliatevi, che non fosse lo slogan di quelli dei testimoni di Geova, andrebbe bene. Okay? Quindi diciamo che probabilmente se dovessi fare una preanalisi direi, affiderei il pittogramma l'identificazione con la città di Foggia, caos calmo probabilmente sceglierei un set di colori più caldo, e affiderei a un tono diretto che punta molto sul tu o sul coinvolgimento della persona la spiegazione di cosa facciamo, cioè voi a Foggia con dei colori caldi, quindi una roba vitale, e cercate l'attivazione, il cambiamento, no? Quindi lo slogan sotto potrebbe essere attivi per cambiare, si parte dal cambiamento, e inizi tu, cioè adesso le sto dicendo, ci vogliono delle ore a fare queste cose, insomma. Però l'analisi che farei io è questa, perché è addirittura forse nel biglietto, questo è un biglietto di visita un po' strano, nel senso che se al centro c'è la persona, e questo è un biglietto generico, allora se io questo biglietto lo do a te, perché così anche tu inizi a cambiare, io qua sopra ci devo scrivere qualcosa di questo tipo. Fai il primo passo su www, ta ta ta, e su www io penserei insieme a voi un percorso in 5 step, con 5 click, con 5 domande che riguardano delle cattive pratiche che tutti noi magari perseguiamo, no? Oggi hai attraversato a metà strada, se non c'erano le strisce, senza... Sì, clic. Hai attraversato in diagonale per la rotonda, no? Hai messo la macchina in terza fila. Ecco, domani invece che in quarta, mettila in terza, poi in seconda, mettila nel parcheggio giusto. Quindi, se è un biglietto generico, metterei con inizia tu, inizia e fai il primo passo, c'è cioè qualcosa proprio che inizi già con una strategia, perché un biglietto visita diventa una specie di piccola cartolina. Se invece il biglietto da visita vostro, col vostro nome e cognome, forse visto che è centrato sulla persona, a me verrebbe da scegliere probabilmente una grafica o uno slogan quasi di campagna con una specie di fumetto stilizzato quadrato con scritto qualcosa del tipo io inizio, inizio io, inizia da me, cioè una cosa che si diventi una specie di distintivo. E probabilmente per il vostro tipo di attività, un'attività sulle pin, sulle spille, sarebbe utile, no? Cioè ti do la spilla, no? Io ho fatto... Mille anni fa con gli scout facevamo un evento regionale che si chiamava, il nome era La storia siamo noi, no? E ci eravamo dati delle spilline piccole con disegnato un grano, un seme di grano, no? E ognuno ne aveva sei, una se la metteva lui, rossa, che era il grano maturo, o, scusate, rossa-arancione, e ne aveva cinque verdi da distribuire ai suoi amici che non fossero scout, no? Cosa buffa è che ovviamente, siccome eravamo in un botto, e poi a distanza di anni trovi della gente che attaccata alla borsa c'era la spillina col germe di grano. L'idea era La storia siamo noi, nella canzone di Gregori, siamo noi questo piatto di grano, vabbè, niente di che, però sull'attivazione del inizia da te
E allora lì ci vuole. Quindi anche il vostro logo forse dovrebbe essere riquadrato dentro il simbolo grafico dell'espressione, che è un balloon quadrato, no? Tipo quelli dei fumetti però quadrati. Quindi lo farei da capo, però è bello comunque, nel senso. No, sto scherzando. A volte, adesso io esagererò un po' anche per farvi vedere le. Esagero un po' per farvi capire come ci si ragiona. No, dai, a trani almeno. Ecco, questo invece posso farlo vedere, sì. Allora, su questo in realtà noi abbiamo già fatto un piccolo ragionamento. Cioè, il logo è questo, no? E il discorso è integrare varie attività, qua lo vedete male, ma c'è una matita, delle maschere del teatro, un pennello e delle note, una chiave di violino e quattro pezzi di puzzle. Questo è il classico esempio di pittogrammi, sono pittogrammi, nel senso che ognuno di questi vuol dire qualcosa, sono tanti e soprattutto sono su due livelli, cioè c'è il valore della, mettiamo insieme i pezzi del puzzle, quindi la molteplicità, la moltitudine, sono di colori diversi, quindi l'incastro possibile tra le persone, eccetera, eccetera, e le arti, no? Le arti, cioè i modi espressivi, quindi io già da qui capisco che l'integrazione delle persone passa da un'esperienza di laboratoriale, di espressione artistica. Allora, lo capisco perché ho risolto una specie di rebus, però vedete anche voi che l'ho fotografata e già non si vede, non si legge nulla. Quindi sicuramente ci sono troppi colori nel logo e sicuramente questa dinamica dei quattro pezzi più le icone è un po' ricca, per dire, non dire troppa. Allora, o in questo caso si sceglie un unico colore, si rinuncia alla multicromia dei pezzi di puzzle, si fanno i pezzi più grandi e dentro, scavato in bianco, ci sono quattro icone, no? Una mano, un pennello, una chiave di violino, e allora si fa quello che si chiama un logo composito, con l'idea poi, ad esempio, di dire: ho i laboratori di manualità, stacco, no? Mentalmente il logo, il pezzo di puzzle con la mano, e per i laboratori di manualità uso quello come elemento caratterizzante. Allora, in un caso come questo, dove forse, so come dire, il messaggio è, facciamo tanto, poi adesso ti faccio un paio di domande, scusate, io sto dando del tuo a tutti, mi perdonate, ok. Quindi dopo un po', dopo due ore che stiamo in un'aula, è automatico. Quindi adottiamo una soluzione come questa corale, altrimenti dobbiamo fare un attimo piazza pulita e dire, inventiamoci un logo dove la chiave di violino in un estremo diventa la matita, no? Finisce in una matita, nell'altro finisce in una maschera di teatro e abbiamo un unico oggetto che rappresenta tre arti insieme. Però a quel punto è il logo di un'associazione artistica, allora dovrà essere il nome o il payoff a dire, non so, arte, l'arte è per tutti, faccio per dire, perché come dire, no, guarda, l'arte non è solo per quelli, ma è proprio anche per le persone più. E l'altra domanda è, cosa c'è di speciale, la stessa che ho fatto loro, cosa c'è di speciale nel vostro modo di fare questi laboratori? Cioè, qual è la cosa in cui vi sentite diversi o unici rispetto ad altri? Così, un momento di orgoglio. Di... Vabbè, la sartoria. Ah, fate il laboratorio di sartoria anche? Insieme, oltre agli altri. E quello più antico, quello più vecchio, quello della sartoria? Quello più vecchio è praticamente arte terapia, sono quadri, okay. Un po' di tutto, cioè creano proprio tutto. Allora, quasi. Qui dovremmo fare una scelta se fossimo stessimo lavorando, cioè raccontiamo la storia vera o raccontiamo la storia che ci fa più comodo, nel senso, scegliamo una delle arti che è quella caratterizzante, no? C'è un'agenzia di Modena, ad esempio, che si chiama Sartoria, un'agenzia molto brava, loro si sono chiamati Sartoria perché hanno iniziato a lavorare per dei grossi marchi, tra cui Nike, eccetera, in ambito moda. Loro erano famosi per quello, si sono chiamati Sartoria perché fanno comunicazione su misura, adesso fanno anche altre cose che non riguardano più il tessile. Allora, se il laboratorio, la cosa più caratteristica è il laboratorio di Sartoria, allora io dico, facciamo un logo dove la Sartoria è simbolo di qualcos'altro, tre toppe cucite insieme, che ne so, di tre colori diversi, non lo so, ci vorrei pensare un attimo. Allora la sartoria diventa un simbolo, come erano i pezzi di puzzle, dopo attraverso il nome e il payoff spieghiamo che facciamo laboratori di tanti tipi, però abbiamo usato la sartoria che comunque è una cosa che ci distingue e la gente quando vede, ah, laboratorio di sartoria, ah, hanno tre toppe di colori diversi, ah, stanno insieme, bello. Altrimenti diciamo le cose come stanno, cioè il più antico laboratorio è quello delle arti, arte terapia, allora scegliamo un simbolo per l'arte, quindi magari un bel pennello, che ne so,
un pennello che disegna un sorriso, un pennello che nel riflesso fa la faccia che sorride, di nuovo sto improvvisando, e a quel punto il logo rappresenta il laboratorio più antico che abbiamo, no? Quindi quello che ci ha fatto nascere. Voi avete delle idee, vi vengono delle idee, in merito è aperta la cosa, se avete delle proposte. Tutto gratis. Dopo... No, a me due cose mi venivano. Siccome ci sono due immagini, sì, è il caso di tenerle tutte e due? No, io sto parlando solo del logo, adesso voi parliamo del biglietto. Poi l'altra, a me veniva in mente l'altra immagine, no? Dall'altra immagine vedi sotto l'onda che c'è, perché non parte il pennello di là? Potrebbe anche essere, sì, potrebbe essere un pennello che disegna una specie di carrozzina stilizzata o che disegna una seduta. Io l'unica cosa che non ho capito è di chi è questo biglietto da visita, cioè è dell'associazione, è di Antonio, cioè che cosa... Eh sì, allora, e perché allora vuoi scrivere, vuoi dire col logo che fate i laboratori nella... Infatti okay. La cosa che poi arrivavo a dire, guardiamo il biglietto da visita, allora il biglietto da visita se è un biglietto personale, discorso che facevo con loro, probabilmente in questo caso c'è un logo di troppo, nel senso che uno dei due deve sparire, oppure bisogna metterli su due facciate, su una facciata si mette il logo grande e più in piccolo quello dell'associazione se c'è un collegamento, no? Non so se Disabili No Limits, non c'entra niente, perfetto, allora il logo grande. Poi se il biglietto di una persona ci deve essere scritto appunto nome e cognome, telefono eccetera eccetera, ma ci deve essere anche il nome dell'associazione che voi avete, no. Fate questo, quindi la prima è bellissima, quindi bisogna anche inventarsi un nome. Il nome è il payoff, no, nel senso che con questo si completa il biglietto. Questo l'ho fatto nel 2010, ripeto, l'ho fatto io, l'ho scaricato, ma noi facciamo finta che sia... No, secondo me l'idea, cioè, ragionato il marchio raccoglie già quello che volete raccontare. Bisogna decidere dove mettere l'accento, se sul laboratorio di sartoria come tratto distintivo, perché ripeto, purtroppo distinguersi è molto molto importante, perché magari le aziende nessuna azienda vi dà dei soldi per fare arte terapia. Penso a Modena, c'è tutto il mondo, c'è Carpi, ci sono tutti i magliai, se c'è uno dice noi facciamo un laboratorio di sartoria con persone con disabilità o con persone con problemi, magari ti regalano le macchine, i tessuti, no? Faccio per dire, perché riconoscono che tu sei nel loro simpatico mondo. E poi bisognerebbe inventarsi un nome, a questo punto però quello è un lavoro un po' più lungo, magari domani proviamo, c'è la citazione, e un payoff che dica i contenuti. I tratti salienti sono... Sicuramente anche voi avete il problema, è questo, no, il problema. Voi valorizzate la persona, l'espressione della persona attraverso l'arte, giusto? Allora, banalmente uno potrebbe dire che valorizza la persona, in realtà noi valorizziamo la sua espressione attraverso un canale mediato, non è che stiamo lì a parlarci, gli facciamo fare delle cose. Quindi dovremmo trovare una frase, un nome che ci racconta che esprimersi facendo è il modo in cui noi crediamo che la persona cresca, quindi esprimersi fare, esprimersi facendo, diventano due parole chiave, quindi dobbiamo rigirarceli in testa finché non ci viene un nome, no? Che racconta almeno una di queste due cose, quella che non riusciamo a raccontare lì la raccontiamo nel payoff. Volevi anche un ragionamento su questo? Sì. Allora, io in realtà su questo non ho grosse critiche, anche perché immagino che quella qui sotto sia la palette, adesso non mi ricordo, è la palette, no, Ciano? No, non è una palette di quadri che ho mio, ok. No, allora, personalmente, adesso se dovessi fare proprio un discorso di grafica sul biglietto in generale, mi viene da dire che forse il... soluzioni grafiche e comunicazione mi rovina la sorpresa, nel senso che mi dici subito cosa la sostanza e non mi fa fare neanche il minimo di sforzo. Cioè io vedo R design e per un attimo, per un istante, mi voglio far suggestionare da questo logo elegante, che è un logotipo, diciamo sono le due, R, giusto? R, ok. Sono due lettere, no, che vengono fuse insieme in una specie di ideogramma in questo caso. Allora, io prima voglio farmi suggestionare da quel logo lì. E se dovessi decidere io, visto che è una bella immagine, ci metterei un colore, invece che farlo nero, cioè deciderei un colore che è il colore dominante.
Sotto vorrei leggere soluzioni grafiche e comunicazione visiva. Mi chiedo se, però questo lo sa chi è titolare di questa cosa, se c'è bisogno di dire soluzioni grafiche e comunicazione visiva, se la comunicazione visiva non raccoglie già anche le, cioè per, sempre per asciugare, no? Quindi area design, comunicazione visiva, poi, ecco gli elenchi, questo è un'altra cosa, gli elenchi puntati, e qua faccio proprio come dire, il pignolino, cioè gli elenchi puntati nel senso, van bene, però mobile e fisso non sono due punti dell'elenco, no? E adesso come adesso devo dire, si usa molto di più per il mobile e per il fisso, mettere le due iconcine, si trovano anche su, c'è un sito che si chiama N-O-U-N, Known Project, che raccoglie delle icone gratuite molto belle, metti l'icona del cellulare, l'icona del telefono e di fianco i numeri, anche perché questo è Known Project, Known, è una cosa internazionale, c'è anche la versione italiana, anche perché è una cosa abbastanza, come si dice, problematica, io ci casco sempre tutte le volte che metto tel e fax, che non, tel e fax non sono lunghi uguali, no? Allora i numeri di telefono si leggono bene se iniziano pari, perché altrimenti dà fastidio, poi dopo l'icona non c'è bisogno di mettere i due punti, quindi te togli, punti elenco, le scritte, i due punti, metti le due iconcine, i numeri di telefono, uno anche più spazio per metterli più grandi che si leggono meglio. L'elenco delle quattro attività ci può stare come no, nel senso che effettivamente nessuno ha bisogno di dire cosa fa, a un certo punto lo deve specificare, però ecco l'unica cosa che direi, assegnerei un colore dominante al logo e magari sotto farei una palette coordinata e il logo lo sposterei sopra, magari spostando sotto il cosa, per un ordine, per quell'ordine che dicevamo, cioè io voglio prima farmi così un attimo suggestionare dal logo, mi sembra raffinato, mi sembra con delle belle curve, no? Pulito, elegante, con un bel colore e poi dopo scopro cosa fanno, altrimenti così so già cosa fate, dico vabbè dai quello lì tanto è il logo, ma chi se ne frega, ho già capito cos'è. Prego. Dipende dal tipo di uso che fate, nel senso che noi ad esempio abbiamo un biglietto di visita aziendale con tutti questi dati, perché quando vai a fare una registrazione, noi abbiamo addirittura anche il numero REA, tutti sì, dai quello sei a posto. Sui nostri personali per un periodo avevamo solo nome, cognome, mail e un lato di un colore pieno e basta, poi abbiamo messo anche, per un po' abbiamo messo l'incarico, cioè il ruolo che fa molto nell'agenzia di comunicazione, famo account, art director, senior art director, questa roba qua, e adesso dobbiamo rifarli e sinceramente non sappiamo, addirittura abbiamo visto delle agenzie, quelle veramente, ci mettono solo il nome, cioè Stefano, Stefano, poi sotto stefano@intersezione.com, perché comunque è vero che dopo un po' che, cioè tu li dai dopo un incontro, cioè funziona così, tu li dai dopo un incontro commerciale, ti conosci, c'è il momento in cui ti dicono diamoci del tuo, ah, ciao ciao come va, questo è Stefano, ho parlato con Stefano, non chiedono mai del cognome, non se lo ricordano mai. Ed è molto così, un po' fighetto, sì, cioè chic, molto anglosassone, perché questi si chiamano tutti per nome, però purtroppo, anche se è malincuore, poi ci prendiamo in giro da soli, perché quando facciamo i colloqui ogni tanto diciamo scusa te ti chiami Stefano, non sappiamo come farti la mail, quindi perché c'è già lui, quindi, però bisogna stare un po' anche quelle regole. Questo si vede poco, c'è un pigreco che ha una bambina sopra così che con le gambe che sgambettano, un pallone da gioco, c'è un altro bimbo qua, c'è un'altra bambina nascosta con una treccia, ok scusami perché non lo vedo. Sì, qua la treccia qui no, giusto, e il trenino che passa sotto. L'associazione si chiama PAIDOS, giusto? Ok. E, in realtà e soprattutto il biglietto in realtà è un po' più grosso di così e c'è più spazio, quindi volevo solo far vedere il logo, se no non si vedeva bene da qua. Allora, questo è un esempio di un ragionamento che è stato già fatto abbastanza completo. A voi avete anche già un vostro payoff che è fare il bene ma farlo bene, ok? Che è una racconta già qualcosa, mi dice al di là del generale spirito volontaristico, no, che le fiammate di entusiasmo che conoscono i ragazzi fanno i volontari e poi fanno 10.000 cose, noi probabilmente immagino che questa realtà metta anche particolare cura magari nel portare a termine i progetti, nel seguirli in modo strutturato, no? Perché poi c'è anche da differenziarsi dal preziosissimo, ma a volte un po' caotico, no, slancio delle persone che vogliono fare e poi non concludono nulla o fanno poco per poco tempo. Quindi fare il bene, ma farlo bene, può essere un payoff che funziona. Il nome c'è già, è un po' ermetico, perché comunque
fare a riferimento greco, però può essere anche uno spunto di dialogo, nel senso che dice, ah, paidos che vuol dire, cioè a volte dover spiegare, non bisogna mai dover spiegare, però può anche essere una scusa per fare due chiacchiere. Mentre sul logo il ragionamento di sintesi è stato fatto, cioè il pi greco che fa da casetta, i due bambini che ci giocano con il trenino e la palla. Il problema è che c'è troppa roba e lo stile grafico del logo non regge all'uso da logo, cioè ingrandito, rimpicciolito, ci sono degli elementi che si perdono, ci sono dei tratteggi che ad esempio non servono, perché quando lo stampi... Anche il nome, non c'è. Cioè se io devo usare solo il logo... No, deve stare accoppiato. Allora, il discorso è questo, secondo me in questo caso non sarà il logo, il marchio non entrerà mai nel logotipo perché non c'è il carattere. Però devono stare affiancati bene. Di solito, tra l'altro, e questo non ve l'avevo detto, quando si progetta un logo si verifica che funzioni bene in orizzontale, logo e nome, e a blocchetto. Logo più grande sopra e nome di solito più piccolo sotto. Perché a seconda dei due orientamenti, per una questione di proporzioni, prende predominanza il logotipo o il marchio. Se tu metti in orizzontale, di solito hai il marchio grandino così e la scritta, se lo metti a blocchetto hai il logo più grande e la scritta, perché è bello che l'ingombro sia sempre uguale, no? Allora, in questo caso sicuramente dovrebbero viaggiare vicini, ma non come quello della Nike, anche che si toccano, ma non potrebbero, questo non potrebbe entrare nella scritta Paidos. E secondo me, su un logo del genere, bisognerebbe fare un lavoro di sintesi, cioè decidere se prevale il concetto di pi greco come casetta, se pi greco attorno al quale ci sono degli oggetti di gioco, se pi greco attorno al quale ci stanno un bambino e una bambina. Nel senso che dobbiamo dire una di queste tre cose, perché dirle tutte e tre insieme richiedono una quantità di disegno, no, e di informazioni che secondo me rendono difficile fare il logo. Detto questo, secondo me è un disegno come voi siete sovrabbondanti, perché avete anche un altro disegno che è molto bello. Ah, ok, perfetto. Però questa immagine qua ce l'avete, è vostra, cioè la usate. Sì, ok, capito. Va bene. Allora, diciamo che ad esempio, secondo me, affidare a un disegnatore, un illustratore, un'immagine così è perfetto, la potete usare come copertina, è bella l'idea del pi greco che fa da casa e tutto. Come logo, probabilmente, non so, io mi immagino o si riduce al pi greco più stilizzato con il pallone da gioco stilizzato e il trenino, ok? O si mette il pi greco con dentro i due faccini maschietto e femminuccia, sempre stilizzati, in modo che stampati anche grandi così sia riconoscibile nell'immediato. Allora, se l'idea è il pi greco che dà una casa, io faccio il pi greco, metto i due faccini tondi, la bimba con la treccina e il maschietto senza, e ho finito il mio logo. E se invece preferisco mettere la dimensione del gioco, posso mettere... Ma forse è meglio lasciare i bambini, perché comunque l'idea era che abbiamo delle case in famiglia per i bambini. Ah, ecco, infatti sta per chiedere cosa fate poi voi... Diciamo, sì. Viene dopo l'accoglienza. Dopo la sicurezza. Quindi l'idea è quella della pi greco che fa il tetto. Okay? Quindi in questo caso io terrei questa immagine, magari disegnata più in grande, più colorata, eccetera, anche come visual principale, perché comunque è un bel disegno e insomma è interessante. Però come logo probabilmente stilizzerei la pi greco come tetto e le due teste. Okay? E anche qui sceglierei. Cioè, quindi tu diresti proprio... Di rifarlo, cioè io immagino adesso con la gomma tolgo il pallone, perché sennò poi forse diventa troppo vuoto. No, io direi no, non diventa troppo, non è mai troppo vuoto. No, dico per le posizioni che hanno adesso i due bambini. No, io lo rifarei, nel senso che io farei proprio il pi greco e qua sotto metterei due tondi molto più stilizzati con la faccina leggermente spostata, insomma così, uno con le treccine e l'altro solo con gli occhi. Proprio lo ridisegnerei da capo, ma solo perché non... Cioè questo stile di disegno non è compatibile, i loghi se ne vedono 10.000 in giro, ne vedrete 2.000, non è che vi dico, se uno vuole progettare un logo facile da usare, che si veda anche in piccolo, che quindi quando siete uno tra 10 all'associazione, bisogna asciugare molto, quindi io lo ridisegnerei, però ripeto, il percorso creativo che ha portato a fare questo non è un percorso che va buttato via, non è abbastanza sintetico per arrivare a un logo. Andava bene se questo fosse visual, cioè un'immagine proprio grande da stampare bella grande, poteva essere molto divertente, poteva anche essere una cosa su questo concetto della pi greco che fa da casa, uno ci può costruire un'intera linea, no, di comunicazione, perché metti il pi greco di vari colori per i vari servizi, sotto la casa ci metti foto o immagini diverse, una volta il bambino, una volta la famiglia,
fate accoglienza solo di nuclei familiari o di ragazzi, cioè c'è la casa per ragazze e madri, c'è la casa per bambini senza, completamente senza famiglia, non lo so, insomma, dopo si può giocare su questo simbolo. Avete la fortuna che il pi greco è un simbolo iconico, molto facile, riconoscibile e strutturato. Quindi questo è più o meno il ragionamento che farei su questi loghi. L'esercitazione che faremo o tra poco, o a seconda di quanto ci metto a fare l'altra slide, o domani, è proprio la costruzione di questo percorso. Cioè, vorrei che ognuno di voi, lo facciamo in modo condiviso, così sentite tutti, racconta il campo di attività della sua associazione, il problema a cui risponde, la soluzione, e cerchiamo insieme di trovare così per gioco, diciamo, trovare le parole chiave che vi possono distinguere. Però vedete adesso, nel senso, voi mi avete fatto vedere tre materiali che sicuramente, vuol dire, cioè li avete fatti, qualcosina vi avranno portato via. La cosa che mi fa piacere notare è che parte del ragionamento è come se siete nel campione statistico, insomma, cioè parte del ragionamento è stato fatto, no? Poi ci sono alcuni, secondo me, chiamiamoli errori proprio formali, che se uno avesse potuto, la mia, una presentazione migliore, averla sotto, no? Da punto per punto, voi non sareste arrivate qui senza il payoff, per dire, no? Oppure avreste scelto un altro colore. Cioè, è sempre buono quando una parte della strada è già stata fatta e si tratta solo di rifarla, magari in modo critico, alla prossima occasione. È peggio quando, appunto, chi non ha nessuna idea di cosa deve fare, non ha idea dei limiti, non ha mai fatto un biglietto da visita, quindi non si è accorto che... No, era il ginocchio? Tra l'altro è quello dove mi sono operato il menisco, quindi proprio una gioia. Allora, tac. Dunque, 16:37. Volete... Allora, possiamo fare due cose, so che non dovrei mai chiedere, però... possiamo fare un'altra parentesi sulla comunicazione illustrata, se vi interessa, che è un po' più vivace, poi facciamo la comunicazione sociale e domani facciamo l'esercitazione. Volete fare l'esercitazione adesso? No. Allora, questa presentazione è la presentazione di quello che abbiamo realizzato in occasione di questo festival che si tiene a Modena, ormai sono venuto 2 anni fa. È la presentazione di una realtà che curiamo come agenzia, che si chiama Comicom. Questa posso suggerirvi di andare a vederla senza timore di farmi pubblicità, perché è una realtà no profit in questo caso. Cioè è un blog aziendale che noi dedichiamo alla comunicazione a fumetti, cioè la comunicazione disegnata. Comic vuol dire fumetto, Comicom, c'è la fiera a Napoli che è il Comic Con, sta per Comic Convention. Qual è il nocciolo della questione? Per una serie di motivi mi sono trovato a conoscere diversi disegnatori lavorando anche come fumettista. Ci siamo accorti che in molti casi il fumetto, l'illustrazione, il disegno risolvono una marea di problemi. È stato abbastanza folgorante l'incontro con un mio amico grafico, mio amico, un signore, insomma, che mi ha fatto un po' da maestro per certe cose, che una mattina mi ha detto: mi ha chiamato quelli di Conad, devono fare una foto di Natale, però ci vogliono dentro questo e questo elemento, allestire un set fotografico gli costa 8.000 euro, mi hanno chiesto a me di fare un'illustrazione tipo un po' realistica, ma neanche tanto, gli ho chiesto metà di quello che prendono lì e loro sono contenti. Lui è stato molto furbo perché è riuscito a vendere l'illustrazione, di solito ci vende 300 euro, 4.000 euro, però in realtà Conad ci ha risparmiato la metà. Perché? Perché ovviamente lui ha risposto alla prima esigenza di una qualsiasi ente che comunica, cioè io voglio una cosa precisa dentro la mia foto, e o ho la fortuna che la trovo in giro, o limito la mia creatività alle foto che trovo in giro, cioè vedo cosa c'è nella foto e poi cerco di costruirci un percorso, ma quanto di più sbagliato si possa fare perché non parla di me, oppure trovo qualcuno che mi produca la foto, oppure passo dalla foto all'immagine e trovo qualcuno che mi produca l'immagine, e a quel punto io ho pieno potere, perché appunto, come diceva un grande disegnatore francese, diceva il fumetto è il metodo di espressione artistica più economico del mondo, perché con la stessa linea io disegno l'orizzonte del deserto ed è anche l'orizzonte di Marte. Questo solo al cinema costerebbe molto di più, nella vita reale questo sarebbe impossibile. Quindi. Allora, noi tendiamo ad avere questo approccio, cerchiamo di spiegare cosa sta dietro alla realizzazione di un fumetto, senza fare un corso di fumetto, per farvi capire le possibilità che avete di intervenire nella sua produzione.
E il dietro le quinte noi lo visualizziamo, questa è una pagina vista dal dietro con una serie di operai che fanno una serie di cose, ma perché? Perché il fumetto è una, come dire, è un metodo di comunicazione, uno strumento che ha un fortissimo livello di empatia, nel senso che voi dal fumetto non vi aspettate nulla se non del puro intrattenimento, quindi approcciate il fumetto in modo rilassato, disteso, come bene, come diciamo, oggetto di consumo culturale. In realtà il fumetto quindi entra in connessione direttamente con voi. Perché? Perché il fumetto ha una caratteristica. Sapete come è fatta una tavola a fumetti? Ci sono le vignette, in mezzo alle vignette ci sono degli spazietti bianchi. Allora, questo teorico del fumetto americano, si chiama Scott McCloud, dice che il vero fumetto è lo spazietto bianco. Perché tra una vignetta e l'altra succedono delle cose. Se succedesse nulla sarebbe un cartone, cioè se fossero un istante dopo l'altro sarebbe un cartone animato. Succedono delle cose, quelle cose le vediamo noi con la nostra testa. Quindi il fumetto è un media che nel momento in cui iniziamo a leggerlo ci dice: guarda, lettore, io ti racconto un pezzo di storia, il resto del film te lo fai tu, incluse le voci. Infatti ogni volta che un fumetto passa dal fumetto alla TV la scelta della voce è sempre un incubo. Il cartone animato di Lupo Alberto è andato malissimo perché la voce di Lupo Alberto non la voleva sentire nessuno, per cui ognuno si immaginava la sua. Quindi è un media che è molto immediato perché ha l'immagine e non ha solo il testo, e lascia degli spazi ampissimi all'immaginazione. Quindi è come se tu, lettore, trovassi una piscina, no, dove ti sistemi, stai tranquillo, ti immagini le tue cose, e quindi è molto lavora su un piano molto più diretto. Quando io affronto una comunicazione fotografica, l'immagine fotografica è molto più finita, cioè mi trasmette dei sentimenti ben precisi, non lascia tantissimo spazio alla mia immaginazione. Anche la fotografia ha dei margini in questo senso, però il fumetto proprio ne fa la sua ragione. Quindi è empatico e soprattutto mi fa passare dei contenuti, magari anche complessi, senza che io me ne accorga. Perché mi sembra un oggetto da bambini, questo è un preconcetto che abbiamo in Italia, in altri paesi è considerato una cosa più da adulti, però effettivamente io me lo leggo, me lo sfoglio e accetto più di buon grado alcune informazioni che possono essere contenute in esso. Io ad esempio ho curato l'adattamento delle opere liriche di Verdi a fumetti negli ultimi 5 anni per il teatro comunale. Allora, un ragazzino di 15 anni non si mette a leggere l'Aida, sicuro, non si mette a leggere il libretto perché è scritto in italiano strovoto. Il fumetto è andato benissimo, l'hanno venduto un sacco, c'era il disegno, c'era lo spazio per immaginare, e abbiamo qualche bambino di 14 anni in più che sa qual è la storia dell'Aida. Dal punto di vista della divulgazione è uno strumento potentissimo. Questo segmento, diciamo, della comunicazione si chiama edutainment, cioè educare divertendo. Allora, la Barilla fa le attività con i piccolini Barilla, perché così i bimbi iniziano a mangiare pasta Barilla da 8 anni, quando ne hanno 18, che pasta volete che comprino? La De Cecco? No, comprano la Barilla. E quindi nel settore privato è un po' il marketing under 18, quindi diciamo che chi opera solo nell'edutainment è sempre visto con un po' di, no, un po' di traverso, perché dice: ah, te sei quello che impara a vendere le cose con la scusa del gioco ai bimbi, no? Perché si sa che nei supermercati, se il bimbo rompe le scatole alla mamma e gli dice: voglio i piccolini Barilla perché c'è il gioco con l'orso Yogi, e la mamma magari lo prende. Vabbè. In realtà, dal punto di vista didattico e formativo, è uno strumento molto potente, perché vi faccio un esempio di tematiche, cioè, riguardo tematiche sociali. In Inghilterra hanno realizzato questo fumetto che si chiama Storia di un topo cattivo. È la storia di una ragazzina che subisce un abuso dal genitore al padre e si rifugia, un momento dissociativo, si rifugia in un mondo fantastico, che è il mondo di Beatrix Potter, che è una illustratrice che fa i conigli, gli animali, è un'illustratrice classica inglese dei primi 900, insomma, comunque l'avete vista di sicuro, poi magari non sapete che è lei. Esatto. Lei si rifugia in questo mondo e attraverso una serie di esperienze molto traumatiche, perché questo mondo è un po' l'Alice nel Paese delle Meraviglie, ci sono creature, vive un'esperienza di catarsi, cioè va in crisi, ha una crisi di pianto, inizia, dopo, finisce con lei che scappa di casa e poi finisce che va al centro di ascolto per minori, eccetera, eccetera, inizia un percorso. Eccetera. Questo fumetto è stato realizzato insieme all'Associazione Psichiatri, Psichiatria Infantile, BBBAM, inglese, non mi so dire la sigla esatta, e per alcuni anni hanno fatto questa sperimentazione, cioè nei casi di sospetto abuso, quindi i bambini che venivano segnalati, gli insegnanti, eccetera, eccetera, si faceva in modo che questo fumetto finisse, che racconta questa vicenda in toni molto mediati e soprattutto sotto l'aspetto di una storia di intrattenimento, finisse nelle mani dei bambini che avevano. E in alcuni casi, adesso non vi sto vendendo la ricetta miracolosa, però in alcuni casi, che poi si rivelavano essere di abuso effettivo, la lettura di questo fumetto sbloccava la reazione emotiva del bambino
che appunto aveva un episodio palese di crisi di pianto, di presa della distanza da quello che era successo, che a quello che ho letto è uno dei problemi, no? nel portare all'esterno questa cosa. E quindi il fumetto in quel caso è stato usato come grimaldello, diciamo, per fare breccia in un contesto dove il dialogo diretto avrebbe causato sicuramente mille problemi dati dalla situazione, dalla paura, dalla tensione, e attraverso un canale, possiamo dire, di edutainment, questo non è non è un educare divertendo, purtroppo non è divertente, però il senso è un po' questo, cioè usare un linguaggio veramente molto empatico alla portata dei ragazzi e non solo, per parlare di altri temi. E temi insomma più complessi, quindi questa è una grande opportunità. Noi, questo è un gioco dell'OCA che abbiamo fatto noi per spiegare alcuni temi della comunicazione, abbiamo distribuito qualche anno fa. E, in realtà appunto McLuhan, che è un grande teorico dei media, dei mezzi di comunicazione, dice che fare distinzione tra intrattenimento ed educazione è sbagliato, cioè il divertimento deve essere educativo. Quando parliamo di divertimento intelligente parliamo di questo, cioè di un divertimento che ci migliora. Da questo punto di vista mi viene in mente sulle attitudini e le abitudini urbane, a Milano un laboratorio, che non mi ricordo come si chiama, ha fatto un gioco che si chiama Critical Upload, credo, e c'era un fumetto che lanciava questa attività. Praticamente sui social network venivano date ci si iscriveva a squadre, c'erano dei premi, venivano date delle missioni, tipo vai a contare gli alberi del Parco Sempione, entro domani. Andavano, contavano, postavano, no, segreto, poi fino a dopo la scadenza venivano resi pubblici, e prendi almeno 4 linee metropolitane diverse nell'arco di un mese. Cioè c'erano dei compiti, ed erano raccontati con un testimonial da fumetti, che venivano date a queste squadre che erano rivolti a farli uscire dai soliti percorsi, da fargli scoprire che di fianco al loro quartiere magari c'era una zona di parco abbandonata, insomma, obiettivi di riuso e di riappropriazione della città. E quello ha usato il fumetto come strumento di lancio, e poi i social network e la gamification per veicolare un messaggio. Quindi dal punto di vista educativo, torna ovviamente allo storytelling, perché il fumetto è un genere narrativo di per sé, ecco il discorso della flessibilità, questo ha a che fare con lo strumento, non so se sapete come si fanno i fumetti, comunque. C'è una figura, nella fattispecie del sottoscritto, che di solito inventa la storia e scrive la sceneggiatura, vuol dire pagina per pagina, io dico, vignettona con due autobus affiancati come due navi pirate, dopo vedete la vignetta e capite cosa. Descrivo tutto quello che succede e inserisco i dialoghi. Questa cosa voi la potete leggere, voi clienti, potete leggere i dialoghi. Se ho detto che l'epatite B si prende mangiando l'impepata di cozze, potete dirmi no, guarda, hai detto una stupidaggine. Faccio questo esempio perché sto facendo un fumetto sull'epatite B con un'associazione di chirurghi che si occupano di trapianti di fegato. E quindi c'è un controllo sui contenuti in una fase in cui ancora l'unico ad aver lavorato è lo sceneggiatore. Poi si passa a un layout, cioè il disegnatore fa un primo schizzo, anche questo su quale possono essere messi i testi, che vi viene sottoposto. Prima ha studiato i personaggi, quelli che vengono sottoposti. Quando il layout è approvato, e qui ormai siamo già sicuri che i contenuti sono quelli, la storia è quella, ci piace, siamo contenti, e abbiamo tutti lavorato molto poco, siamo a metà lavoro, il disegnatore dopo fa l'inchiostro definitivo, sull'inchiostro definitivo rispetto al quale qualche correzione è ancora possibile, fa il colore, e sul colore è possibile fare ulteriormente qualche correzione. Quindi voi capite che un processo creativo che ha come risultato, questa è una vignetta di una storia intera ovviamente, che ha questo come risultato, ha per voi 4 se non più step intermedi di controllo. Okay? La fase di storyboard ad esempio è fantastica perché voi se avete un minimo di immaginazione su quel disegno grezzo con i testi leggete già il fumetto. Siete in tempo a correggere le altre, fatelo con un set fotografico, dove la foto deve essere scattata, post prodotta. E in questo è utile rivolgersi ad agenzie o a persone che sono professionisti del settore, nel senso che, io lo dico perché noi lo facciamo, ma non è che non siamo gli unici, quindi neanche dovete farlo con noi per forza, però io lavoro con 10 disegnatori diversi con l'agenzia, ognuno dei quali ha il suo stile e interpello ciascuno per lo stile migliore. Quindi non chiedo a questo ragazzo qua, che tra l'altro è di Napoli, ci siamo conosciuti appunto alla Fiera di Napoli, che ha questo stile così comico, non gli chiedo certo di disegnarmi lo spaccato di una strada romana. Né uno che lavora per il Museo Archeologico di Torino, che disegna i muscoli per i libri di anatomia, lo chiederò a lui. Quindi primo, saper chiedere a ogni disegnatore qualcosa che è nelle sue corde. Secondo, qualcuno che sappia descrivergli esattamente cosa. Perché se voi dite, voglio il disegno di una bambina, come nel vostro caso, per il logo, il disegno di una bambina può essere tutto o niente. Se io dico voglio il disegno di una testa di bambina stilizzata, che sia leggibile con solo il tratto e un colore, non con delle, cioè bisogna dargli le informazioni anche tecniche in modo che questo arrivi direttamente.
Chi lo usa? In realtà lo usano tutti. Google ha spiegato Chrome, quando è uscito Chrome ha fatto un fumetto, appunto. L'ha commissionato a Scott McCloud, che è il fumettista teorico più bravo, secondo loro, più bravo americano, ha fatto questo fumettino di 8 pagine dove spiegava le novità rappresentate da Chrome. E l'hanno fatto altre... Il senso pubblico qui c'è in senso lato, nel senso che l'opinione pubblica spesso usa fumetti, i fumetti di protesta, i fumetti underground sono molto usati. Sono anche usati al termine, io ho fatto laboratori con le medie, elementari e superiori, raccontare il futuro immaginato a fumetti, e questi bimbi si sono fatti un ragionamento sulla scuola del domani, tutti hanno fatto la storia del clone che va a scuola al posto loro, appunto. Non è che abbiano... Però l'hanno reso anche con un fumetto, dopo è stato possibile insomma condividerlo, farlo vedere agli altri, quindi hanno anche uno strumento dal basso molto importante. La comunicazione sociale, questo è un lavoro che abbiamo fatto per lo sportello sociale della... Ecco, il tipo di balloon che dicevo per voi quadrati sono un po' questi, no? Questo non è un vero e proprio fumetto, è un'illustrazione, è evidentemente un uso del personaggio in chiave attiva, cioè non è un'icona, no? Questo personaggio poi fa altre cose, ed è una banalissima sagoma. Però ad esempio ci ha permesso di rappresentare, poi loro avevano poche idee ben confuse, quindi rappresentare una persona X, un individuo attivo che esce dal foglio, che ti viene incontro, non abbiamo dovuto usare delle foto, ci siamo un po' svincolati dai soliti problemi. Vabbè, la satira ovviamente fa della... E ecco, un'altra cosa importante è il giornalismo. Io sto lavorando col Centro Stranieri di Modena da ormai da 2 anni e probabilmente riusciremo a pubblicare la storia e fumetti di un ragazzo rumeno che è arrivato a 13 anni, si è prostituito per 5 anni, adesso ha finito le scuole, lavora, eccetera. E sono storie che non è che si pubblicano per fare i milioni vendendole, diventano strumenti intanto di un minimo di inchiesta, perché poi dietro il fumetto ci può essere l'apparato con la spiegazione di ogni libertà narrativa che uno si è preso, quindi dire guardate in realtà da lì a lì sono passati 5 anni, ma nel fumetto è passato 1 anno, perché sennò, quindi anche proprio riuscire a preservare la veridicità delle fonti, e poi perché è uno strumento che tu puoi usare con altre persone per... Quali sono i temi più indicati? Vabbè, la moda usa da sempre il disegno, e ultimamente ha scoperto anche i fumettisti e gli illustratori, per visualizzare gli stili. La prevenzione ambientale, questi sono, io ho salito alcuni esempi, ce ne sono milioni, a parte che ho visto lì fuori ci sono dei volantini, non so se è una banca, una cosa che fa finanziamenti, ci sono delle illustrazioni davanti. Dopo, e avevamo fatto ad esempio, questo è una roba di 6 anni fa, c'è stata l'esposizione di Siviglia sull'acqua, avevamo realizzato dei fumetti che spiegavano il ciclo dell'acqua, e di nuovo sempre educazione ambientale, la storia e la didattica. Questo è un fumetto molto divertente su Garibaldi, che è andato molto bene l'anno scorso, che racconta le vicende di Garibaldi da bimbo ad adulto in modo un po' sintetico e un po' buffo. L'arte, questo è un lavoro che abbiamo fatto per le gallerie estense sul restauro. Qui ad esempio abbiamo scelto, cioè non c'è niente più palloso da raccontare a un bambino del restauro di un'opera d'arte. La persona che ce l'ha commissionata ha avuto l'idea di intitolare il libro Anche i quadri si ammalano, e quindi tutta la storia illustrata era su dei quadri con delle malattie vere e proprie, e la storia però era quella del restauratore. Quindi per dire, anche questo è un approccio banalissimo di storytelling. Ecco, questo è un'altra attività che hanno fatto a Bologna, hanno tirato fuori tutti gli angoli disegnati di Bologna nei fumetti. Hanno fatto prima una caccia al tesoro e poi hanno pubblicato un portale dove la città è stata ripercorsa alla ricerca degli angoli disegnati dai fumettisti. Come? Allora, noi, vi dico la risposta, Comi come questo blog che vi dicevo segue tutte le attività della comunicazione legata al fumetto, quindi comunicazione politica, cioè non parliamo di fumetti, non diciamo oggi è uscita una bella storia dell'uomo ragno, no. Oggi Obama ha usato il fumetto in questa. Oggi l'Ufficio Mondiale della Sanità ha pubblicato la storia fumetti di. E cosa succede? Che noi, lavorando col fumetto, in realtà attingiamo a un bacino intanto di immaginario stracodificato. Voi pensate a Superman, no? Alla figura del supereroe che viene usata adesso appunto per le assicurazioni, insomma anche il Sigma per un po' ha avuto Superman, super sconti, cioè sono degli immaginari che valgono più di 1000 parole. Cioè, se volete, bisogna introdurre un personaggio che risolve le cose dall'alto, no? Con dei poteri speciali, che rappresenta, che ne so, l'intervento pubblico, anche no, fate un muscoloso che arriva col mantello, se è anche verde è comunque Superman, cioè nel senso non si scappa. Poi un'altra possibilità è che i progetti fumetti sono tra i più finanziati a livello di crowdfunding, perché costano relativamente poco, hanno molto appeal ed è molto facile premiare chi vi finanzia, perché quando voi fate un progetto di crowdfunding, tipo il museo, la Galleria Civica deve comprare la nuova piattaforma antisismica per un busto che abbiamo lì in galleria,
si è dovuta arrabattare, trovare la ditta di aceto che regalava l'aceto, studia 10 euro ti diano l'aceto. Te fai un fumetto, dici allora, mi hai dato 5 euro, ti mando il PDF del fumetto, me ne hai dati 20, ti mando una copia autografata, me ne hai dati 30, ti mando una tavola originale. Cioè, è proprio è lo strumento perfetto per il crowdfunding. E infatti moltissimi progetti e fumetti, anche belli, sono stati finanziati su di 3 euro alla volta. E anche perché il costo dell'oggetto finito è molto simile al costo del progetto finale. Il fumetto in realtà ha moltissime modalità, sul web per adesso vanno molto questi che chiamano verticalismi, siccome lo schermo scorre in verticale, sono fumetti, vedete, molto che si sviluppano per il lungo, è una cosa molto semplice da fare ed è fatta apposta per il web o per gli smartphone, quindi a scorrimento. E questo a voi interessa meno, però il testimonial che voi realizzate o l'illustrazione è un oggetto che sta sulla carta, sta su internet, diventa un cartone animato, vi fa lo spot TV. A noi è capitato con la IPK, sono un'associazione italiana, padre Massimiliano Kolbe, tra l'altro poveretti avevano come testimonial questo ciclista, non so se è arrivata la news, questo Massimo Talini, che è un ciclista diabetico, faceva delle biciclettate tutti gli anni da Capo Nord fin giù a Ushuaia, quest'anno è morto purtroppo perché è stato investito da un camion, quindi hanno avuto questa... Loro volevano fare uno spot TV, avevano delle immagini video di qualità improponibile per andare in Rai e alla fine hanno fatto un'immagine statica, perché poi non hanno trovato i fondi, però hanno fatto tutto lo storyboard per creare l'alter ego fumetti di questo ciclista e i disegni li avrebbero potuto usare sul sito, l'animazione usciva direttamente dai disegni e loro con un costo comunque infinitamente inferiore a quello di uno spot erano andati in TV con un prodotto che non aveva niente da invidiare agli spot della Red Bull o altro, perché l'animazione è molto... economica rispetto al video girato dal vero. E quindi fate un lavoro una volta che però magari vi torna su più cose. E vabbè, è importante, vi dicevo prima, avere una visione chiara dei differenti stili e delle differenti tecniche. E vabbè, Comico ha questo obiettivo e questo è il personaggio testimonial poi di questo fumetto che abbiamo fatto che spiega tutte queste cose che vi ho detto. E nel vostro campo, in generale, in tutte le realtà che non hanno un prodotto, quindi non possono basarsi sulla foto del prodotto, sulla foto delle macchine, eccetera, dove ci sono le persone al centro, il ricorso all'illustrazione, alla pittura, al fumetto, al disegno, comunque, vi dicevo, ha una serie di vantaggi, cioè garanzia dell'unicità del prodotto, e maggior calore. Avete visto prima quel ragazzo disegnato con l'arco, l'accappatoio sulla carrozzina, e il titolare di Hashem, che è questo ragazzo distrofico, ha detto io mi sono rotto le scatole di mettere fuori delle foto nostre, ma non perché siamo brutti, dice, siamo bellissimi, è che la gente quando vede queste foto gli scatta questo meccanismo di o poverini, e noi non se ne frega niente dello poverini, noi vogliamo far vedere che ci divertiamo facendo sport. Il problema è che ovviamente la nostra complessione fisica fa sì che ti dia sempre questo senso di no, di pietismo. Allora dice, basta, usciamone, noi facciamo un bel personaggio simpatico, no? Che è sto ragazzo in carrozzina, quindi è chiaro che è un disabile, però c'è l'accappatoio, le scarpe da calcio, il coso con l'acqua. Quando lo vedi ti incuriosisce, magari non dico che ti faccia sorridere, però non ti aggrava in questo senso, leggi che è sport handicap, quindi è un sport con noi, loro sono anche tolti da questo piccolo cieco un po' dell'uso della fotografia, rispetto alla quale secondo me anche voi stessi, associazioni, non siete mai dove più sereni. Lato, uno potrebbe usare la fotografia per celebrare la gioia di certi momenti, l'effetto che tiene un altro, che sembra di usare il disagio delle persone, no? A scopo magari non... E queste cose ovviamente ti mette tagliare questa cosa, il disegno, fare un bel disegno, anche per il fatto di quel ragazzo lo diventa qualcos'altro, non è più la persona, non c'è più la luce triste dell'appartamento, è una luce gialla perché è fatto un momento di la luce gialla. E quindi dico, spesso viene sottovalutato perché sembra forse così per le cose da bambini, in realtà in Giappone, in America così è assolutamente lo stato dell'arte. Se pensate a New York, che è una delle riviste più autorevoli alle copertine illustrate dagli editori da ormai negli anni 40, per loro il ritratto politico, cioè quelli che vanno nei tribunali a fare gli scherzi, i processi, il ritratto del processo pubblico sono anche più pericoli. Questo disegnatore che c'è sempre gli scrittori, eccetera, non c'è lui, in America ce n'è, ogni rivista al suo, il titolare dell'articolo, insomma io questo mi insieme alla parte sullo storytelling sono due sconfinamenti che non sono da manuale, ma sono cose che sono nella propria, hanno assolutamente un senso e una ragione di essere qui.
Beh, a volte sul fumetto, vabbè, se dovessi pensare di utilizzare il fumetto, avrei l'idea di costi meno accessibili di quelli della foto, o della foto fatta bene, da una parte questo, dall'altra parte a trovare, magari il fotografo lo trovi, il fumettista te lo devi andare un po' a cercare. E poi secondo me sul valore, diciamo sul feedback rispetto alla comunicazione data, evidentemente, cioè, personalmente non pensavo ci fosse così tanta, diciamo, familiarità tra la comunicazione fatta con il fumetto e, cioè, sì, l'illustrazione fumettistica e chi, diciamo, è l'utente, il destinatario della comunicazione. Che invece, cioè, io provo sempre a fare i test su me stesso. E allora, la campagna dell'Allianz, quella sì, delle campagne di Nato, sì, delle assicurazioni di sicurezza che sono i bambini, quella, sì, quelle opuscoli che sono illustrate, sono, non ho visto neanche dove sono, però Artigian Cassa che fa i finanziamenti, anche quelli sono illustrati. E se pensate a tutte le icone degli anni 80 che ci piacevano tanto, Calimero, Delfino Gallac, cioè le robe sono rimaste, sì, un po' più impresse, l'Agostina, beh, il Carosello, in realtà il Carosello ha lanciato questa cosa, poi un po' si è persa, adesso li sta ricordando. Io, nel senso, sono d'accordo che, cioè, allora, c'è una differenza culturale anche legittima in Italia, perché per noi il fumetto è, dicevo, faccio un dottorato su architettura e fumetto, quando ho discusso con la commissione del progetto della tesi, il presidente della commissione mi ha in pace, adesso vede meno, non è. Però perché c'è questo divario culturale? In Francia, ad esempio, siamo su un altro pianeta, nel senso che la misura in Italia noi mettiamo Dex, no? 3 euro tutti i mesi, 90 euro in Francia. E vuol dire che per fare un Dex un disegnatore considerato che lavora circa 6 mesi, no? Lavora 6 mesi, un mese sul lavoro medico. Lui è uno dei 12 che fa la testa quell'anno, in Francia un albo di 48 pagine di colori più grande, esce una volta all'anno, costa 15 euro, e lo comprano gli adulti, vendono molti più fumetti che in Italia, però se un prodotto per adulti, là, dice, lui fumetti è un artista, per uno che lavora con i suoi tempi, fa una tavola di settimana, no? La colora, su tavole un po' più complesse, però un disegnatore di testa, e in Italia il disegnatore per cantare deve fare uno o due tavole al giorno, se no non è pagato abbastanza per cantarsi. Quindi c'è proprio un problema culturale, cioè non è un prodotto popolare, e quindi quando finisce il fumetto è anche questo di non sminuisce un po'. Mi dice, ah, scrivere di fuori che l'architettura, allora dove ho portato questi abiti francesi che sono architetti che hanno costruito, che si sono dati al fumetto, quindi realizzano il fumetto dove ogni tavola è un progetto di architettura, qua ci sono cose, uno non ci crede finché non le vede, poi quando le vede dice, ah, questi sono. Infatti loro hanno chiesto, cambia il titolo, non per metti una razione visiva, però cioè, sicuramente in Italia c'è questo rischio, quindi anche nell'usarlo, di dare fatto che noi possiamo pensare diversamente, è uno delle tre. Allo stesso tempo però, nel marasmo della comunicazione, se voi ci fate caso, molte volte, molte più volte, quanto non ci sembri proprio perché ci passa più diretto, viene già usato. Quindi nella comunicazione sociale sono d'accordo che va pensato bene, non è una cosa da fare un po' leggero. Però per dire, chi è stato? Amnesty forse? Hanno fatto anche loro un cartone animato su questo bambino che andava a scuola, c'era un mostro metà che gli rubava i libri, no? Li spingeva su. Quello è un esempio annuale, cioè ogni soldi di Amnesty International, quello è stato finanziato secondo me dall'OI, cioè. C'è questa storia, no? Cosa prendi per andare a scuola? Tu scegli le cose, il personaggio se le mette, no? Poi esci, corri per il bosco, arriva un mostro che mangia gli alberi. Arrivi su un crepaccio, il mostro sta per brancarti, il filmato si ferma e dice, vuoi salvare questo bambino? Clicchi e c'è scritto, fai subito una donazione di un euro al fondo per salvare la guardia di istruzione che compie da fine anno. Loro hanno usato il cartone animato proprio, che è parente di fine. Quindi non so se questa è sull'opportunità o meno, bisogna pensarci, però io sono convinto che possa riservare delle belle sorprese, perché tante volte, avete visto anche le foto che si mettono sui siti, rischiano anche di, a volte sembrare un po' tutti uguali, no? Cioè, tutte le associazioni che fanno attività in Africa, è brutto dirlo, però tutti i siti, a meno che uno sia stato in Africa e non riesce a distinguere uno della Abissinia da uno dell'Angola, sono sempre quelle, cioè deserto, terra bulla, capanne e persone di colore. Quindi
Questo in una, lo sto dicendo in modo molto schifoso e molto marketing. No, cioè stavo dicendo che una manifestazione che c'è stata prima del Roma e Foggia, la presidente quest'anno ha usato il disegno, un quadro, cioè di una maternità, di una donna africana, però il disegno, non ha usato fotografie perché ha ritenuto che fosse una cosa troppo vista e rivista, mentre quel quadro rendeva l'idea, infatti è stato bello, cioè è stato apprezzato anche. Coraggioso, ma... Si valuta, non sto dicendo che l'illustrazione va bene in tutte le occasioni, però in molti casi può valere la pena almeno pensarci. Sui costi, nel senso che adesso, oggi come oggi in Italia i fotografi, poveretti, sono messi in una sede perché con l'avvento della fotografia digitale, quindi sono fotografi che pagano loro per fare le foto. Però diciamo, se paragoniamo un set di una foto fatta come si deve, che comunque io penso che meno di 1000 euro, 1500, cioè un set vuol dire chiamare la gente con delle luci, un modello, una modella delle persone che devi pagare per stare lì, quindi non in luce, qualcosa lo costa. Chiaro, se invece chiami un fotografo bravo a fare un lavoro, tipo appunto la strada della vita, dove prendere questo fotografo bravissimo, fare il giro di tutti gli appartamenti, lì non hai il set, hai solo uno bravo a fare le foto in un contesto reale, hai ti costa molto meno. Però anche un'illustrazione che faccia costare 50 euro, 60 euro, 100, cioè molto complessa, che è una campagna pubblicitaria, poi per il no profit, come in tutte le cose, ci sono delle tariffe diverse, cioè se devo fare il disegno per la Coca-Cola, mi devo dare anche 10.000 euro, se devo fare il disegno per la campagna, mi ha fatto l'associazione dei diabetici, l'illustratrice, che è un'illustratrice professionista, tutto quanto, ho preso 30 euro di rimborso spese, ci ha messo 4 ore a farla, ed è un'illustrazione a colori fatta a mano in acrilico che resterà per sempre alla GD come patrimonio. Quindi sono d'accordo che ce ne sono meno, forse si sa meno anche perché non è così chiaro di dire, però pian pianino credo che in alcuni casi possa essere una buona situazione. Poi è vero che sono le situazioni dove costa di più, è più rigoroso e non è adeguato, però siccome normalmente uno non ci pensa, io ogni tanto faccio questa battaglia per mettere la croce nell'orecchio, no? Come anche lo storytelling, non credo che tutti voi abbiate in realtà che possono fare in modo proficuo delle strategie di storytelling. Però che vi sia rimasta questa idea, che magari vuol dire che per qualche anno mi trascrivete le storie di alcuni dei vostri, per qualche anno siete pronti per, è un piccolo passo in avanti. Poi è chiaro che bisogna fare le riviste col payoff. Poi bisogna fare anche come si fa. Esatto. No, qui dipende molto anche dal come e dalla sensibilità. Chiedilo a Marta, chiedilo a Suor Maria, sì, anche presto. No. Esatto. Ciao. Allora, io vi faccio, andrei verso la conclusione di questa giornata con l'ultima parte, diciamo, teorica, e riserverei le esercitazioni domani, che sono più freschi, che sono più vogliosi che accadono. Si sente la comunicazione sociale. In realtà volevo solo farvi un cappello in tutti voi, nel grande mondo della comunicazione è entrata nel segmento della comunicazione sociale, in particolare la comunicazione sociale è orientata al fundraising, ma da quello che ho capito è anche orientata alla proposta e alla formazione a nuovi atteggiamenti, no? Di consumo, di occupazione della città, quindi è un segmento abbastanza specifico. E, diciamo che genericamente voi siete messi nel calderone della comunicazione pubblica, nel senso che chi di solito fa comunicazione sociale sono o le pubbliche amministrazioni, no? Pubblicità Progresso, statutato, quindi mettono dei soldi tutto l'anno per fare la cosa di pubblicità, devono farlo. Oppure voi, perché siete in realtà che fanno praticamente qualcosa, devono comunicarlo, oppure la comunicazione politica, che per com'è la politica in Italia, diciamo che non ci piace stare nello stesso mucchio di quella parte lì, perché sicuramente una comunicazione che lavora su dei piani più bassi, anche forse in modo più dilettantesco, nel senso che la comunicazione politica italiana è a dei livelli veramente fermi agli anni 60 praticamente, e poi quindi diciamo che l'ambito è più o meno quello. Come dicevo, la differenza critica è che purtroppo un tempo erano mondi non comunicanti, il profit e il no profit, quindi la comunicazione pubblica e la comunicazione privata. Oggi che i fondi e le dinamiche di finanziamento pubblico sono molto ridotte, la spesa pubblica, la spesa assistenziale, sociale,
tagliato in modo drammatico, succede che il vostro filone di comunicazione deve andare a confluire in qualche modo, a interloquire con quello proprio, e da qui il senso delle azioni. È anche vero che, nonostante questo, voi comunque vi portate dietro una serie di caratteristiche, vi dovete portare dietro una serie di caratteristiche, che sono affrontare un tema sociale specifico, segnalare una difficoltà e proporre una soluzione. Quindi c'è comunque implicita nella vostra comunicazione, sempre, nel momento in cui si fa la comunicazione sociale, la proposta di un atteggiamento migliorativo. Questo è importante nello presente, perché a volte si sente la necessità di esplicitarlo, però come dire, non tutte le pubblicità del profit dicono compra il latte giglio, no? Ti dicono il latte giglio buono e poi lo compri. Allora, se io ti dico ci sono bambini che hanno bisogno di animazione, non sempre devo dirti vieni anche tu, nel senso che a volte nella comunicazione sociale l'esposizione del problema e della soluzione dovrebbe portare automaticamente un po' al coinvolgimento. Quindi lo dicevo perché sembra l'ottica di essere essenziali, di non essere ridondanti, possiamo pensare a volte di non dire per filo e per segno al consumatore finale quello che deve fare, perché molte cose lui le fa in automatico, cioè, se la pubblicità del latte giglio gli piace, lui lo compra, non è che aspetta che la pubblicità gli dica compra. Se la tematica del bambino che ha bisogno di animazione perché è triste solo e nessuno va da lui, lo colpisce e trova un numero di telefono, lo fa lui. Adesso non dico che non bisogna dire no, se c'è tanta volontà, però non sentiamo l'esigenza di spiegare esattamente cosa uno deve fare. L'importante per la vostra comunicazione è focalizzare il tema sul problema, sulla soluzione che proponete, se è fundraising e sarà orientato a chiedere dei soldi, se no può anche essere semplicemente creare una cultura di sensibilità rispetto a quel tema, che poi fa sì che in teoria una cultura di sensibilità diffusa fa sì che il problema che voi affrontate diventi moneta di scambio sul territorio politico e quindi le vostre istanze siano poi accolte o registrate dalla pubblica amministrazione, okay? Perché se una città intera si attiva sul problema del senza tetto è evidente, numericamente tangibile dal punto di vista dell'amministratore che a modo di 200.000 persone vanno a fare il giro della nord delle stazioni, no? Tutto l'anno, ma forse alle elezioni successive uno che dice il problema del senza tetto, votatemi, quei 200.000 c'è, quindi il concetto è un po' banalizzando questo. Voi ovviamente siete l'organizzazione no profit, questo l'hanno già visto, ok. Io ho provato a schematizzare un pochino i vari motivi del perché si comunica, sono tutti motivi che vanno scelti, nel senso, come vi dicevo, il messaggio deve essere ben indirizzato, voi potete comunicare per affermare che esistete e prima nessuno lo sapeva, creare attenzione intorno a un tema e quindi in questo caso va in primo piano il tema rispetto al vostro nome, ovviamente ottenere un consenso rispetto a una determinata operazione. Voi volete ottenere in un campione gratuito una casa dove già siete da anni ma adesso il comune vi chiede l'affitto, questa è un'azione rispetto alla quale specificatamente richiede un consenso, no? E integrare il lavoro dei volontari perché in qualche modo la vostra attività di comunicazione facilita o amplifica la portata del lavoro dei vostri volontari rendendoli riconoscibili. Penso ad esempio all'attività del banco alimentare che come ho vissuto io quando mi ho fatto per due anni e dato mano alla colletta alimentare, tu sei davanti al supermercato, no, dai una sporta, allora i primi anni devi spiegare dall'A alla Z che cos'è e perdi quindi 10 minuti ogni persona che passa, dopo 5 anni la gente sa cos'è, conosce il marchio, ha visto magari qualche spot in TV, prende la borsa, non devi dire niente, esce e ti dà già la scatoletta e non l'annus che scade dopo 2 giorni, no, che l'altro problema, non so, che dà la roba. No? Ah, la ricottina fresca fresca. Esatto. Quindi insomma, integrare il lavoro dei volontari non è un aspetto secondario, soprattutto se c'è un'attività sul territorio o nelle scuole, okay? Perché un opuscolo materiale di comunicazione, supporto e attività nelle scuole ti permette di fare prima l'attività didattica e quindi di avere più tempo per parlare con i ragazzi. Voi siete, scusate, ci sono alcuni errori di partitura, sì. Rispetto al piano, no? Questo è il correttore automatico che è partito per le scuole. Avete più autonomia nella scelta del linguaggio, cioè voi potete permettervi, essendo informali per definizione, di essere aggressivi, autironici, dissacranti, volendo, perché avete la grande credenziale, soprattutto nelle dimensioni medie piccole, l'autorevolezza di chi fa le cose, no? Cioè, sappiamo tutti che se una cosa ce la dice un missionario che sta in una discarica ce la dice un vescovo a Roma, magari dicono la stessa cosa, un pochino noi abbiamo la tendenza a dare un po' più di credito al missionario sulla scarica. Poi magari così il vescovo a Roma è stato un missionario per i primi 5 anni, quindi non importa, però voi avete questa possibilità che viene dal fatto che l'organismo che comunica è lo stesso che agisce. Okay?
cosa che ad esempio il profit non ha, perché il profit lavora per il suo interesse, questo lo sappiamo tutti, e quindi quando cerca di essere sincero, informale, ottiene quell'effetto che dicevo prima, cioè a me non mi interessa niente, la mia assicurazione mi stia simpatica, ti lascio 300 euro all'anno e più delle volte li lascio lì. E, di solito appunto diciamo i due temi principali sono sempre sensibilizzazione fundraising e questo va da sé. Ecco, una cosa importante secondo me, che è scontato, però diciamo, voi parlate di fundraising, però non potete, secondo me, fare delle attività efficaci e strutturate di fundraising se non avete un'identità aziendale curata e precisa. C'è un po' il preconcetto, e questo l'ho notato diverse volte, soprattutto con i primi anni che facevamo questo lavoro con l'altra agenzia, che una comunicazione troppo curata dia l'idea del costano dei soldi, cioè i soldi spendono lì. In realtà questo è un ragionamento che può fare eventualmente il comune cittadino, poi in realtà l'azienda privata è assolutamente allineata sul suo standard di comunicazione. Quindi una comunicazione curata, che non vuol dire sfarzosa, chiaro che se andate là con la brochure, quel tipo di cera là che è chiusa a mano, vergata da una manuense, magari avete speso qualcosa, ma se semplicemente fatto in modo coordinata, esatto, intelligente, è il minimo sindacale per far capire alle persone di andare dei soldi che gli stanno dando qualcuno che ha un progetto. E cioè andate là con un foglietto stampato in Word, senza un logo, con la vostra firma sotto, cioè, ci possiamo andare tutti, no? Quindi vuol dire che voi dovete attestare con la vostra identità aziendale, chiamiamola, che esistete, avete un progetto, non siete una persona sola, ma interagite con delle associazioni, con delle realtà sul territorio, quindi per questa volta i patrocini, no? Il comune mi dà il patrocinio, l'assessorato mi dà il patrocinio, non sono mai soldi, almeno a Modena, patrocini è da anche volte, quando chiedi di fare un fotocopia ti fanno pagare. E il patrocinio però dove lo metti? Lo metti su una brochure? Che deve essere decente, perché altrimenti, di nuovo, anche il comune te lo dà malvolentieri, perché l'unico ritorno che lui ha è la visibilità. Quindi tutto il ragionamento fatto oggi è vincolato al fatto che se voi non fate i compiti in fila, quando arrivate a fare fundraising vi rende la metà. Siccome il fundraising è quella disciplina per cui spendi 10 per avere 100, è meglio avere 100 che avere 50, perché prima non abbiamo voluto spendere i 2-3 euro per fare una comunicazione fatta bene, o averci speso il tempo a volte, non è che per forza bisogna andare a pagamento. Ecco, i tipi di linguaggi. Allora, qui ci sono ovviamente un range di linguaggi molto ampio. E, questo è quello che dicevo prima, cioè il raccontare i drammi attraverso un linguaggio libro cuore, no? Adesso io ti faccio piangere perché tu sei fortunato, mentre stai cenando felice nella tua cucina ti faccio vedere il bimbo che muore di fame. Io, scusate, lo dico in termini molto andanti, non è per minimizzare il dramma del bimbo che muore di fame, però è una strategia che tra l'altro viene attuata e colpisce un certo tipo di persone, un certo tipo di sensibilità, però per altri può risultare fastidiosa, perché uno dice, guarda, sono abbastanza adulto da capire che il bambino muore di fame anche nel momento in cui non sono a cena, quindi me lo fai vedere in una sede più appropriata, in un contesto più appropriato e ti aiuto, fai sti giochetti da... no, ti voglio far sentire in colpa da bastardo e io non ci sto. Quindi questo senso, diciamo, di patetismo io personalmente non lo gradisco, l'avrete capito, però è una strategia esistente. E voglio dire, quando si lavora sui grandi numeri non dobbiamo neanche illuderci di parlare sempre siamo nella nazione dove i gialli vengono scritti, questa è una cosa che mi diceva a un corso di scrittura Carlo Lucarelli, quando scrivi gialli per la RAI, quello che succede nella prima mezz'ora deve essere ricapitolato verbalmente e molto parlato, perché nella prima mezz'ora chi guarda la TV di solito sono le famiglie e di solito sono le donne di casa che stanno lavando i piatti, non guardano la TV ma l'ascoltano. Quindi, per dire, queste sono direttive RAI di 5 anni fa, non è che sono io che sono sessista. E quindi i primi 30 minuti di qualsiasi thriller o altro deve essere tutto parlato. Adesso sfondo la porta, in un film non c'è bisogno di dirlo, lo fai, perché così può essere seguito da... Quindi stiamo parlando anche di un pubblico che percepisce la televisione in modo molto succube, quindi anche strategie di questo tipo, che a noi sembrano un po' basse, però magari, siccome poi il fine è quello che conta, in un certo senso sì. Ecco, nel mondo anglosassone da noi c'è più resistenza, lo stile è drammatico, violento e scioccante, cioè la foto della top model con la faccia gonfiata di botte, in Italia si vede solo di rimando su internet,
nei paesi anglosassoni è all'ordine del giorno. Ci ha provato un po' Oliviero Toscani con la modello, però lui lo fa in chiave commerciale perché lui fa pubblicità per Benetton, perde un po' di, lui fa la sua provocazione, no? Il capezzale del malato di AIDS, e in quel senso non è neanche comunicazione sociale, è proprio così, la ricerca dell'effetto shock. Però anche qui, il, come dire, ci sono situazioni in cui in realtà non c'è, ad esempio se i banchetti di quelli che lavorano contro la vivisezione, su questo ci lavorano tanto. È anche vero che ci sono cose, qui io non ho risposta, ci sono cose che finché uno non le vede non le concretizza, no? Devi farlo vedere, perché sennò ti dicono, ah, fai gli esperimenti sulle scimmie, tu ti immagini le scimmie che stanno lì, compilano un questionario, invece no, cioè, gli fanno le robe peggiori. I rischi sono due però. Da un lato c'è il rischio di, oddio no, non voglio sapere, non voglio vedere niente, cambio, chiudo il giornale e via. E dall'altro, purtroppo, vista la crescente violenza del mezzo televisivo e del... e degli effetti speciali, tu vedi sta roba, non distingui il reale dal fittizio, e tant'è che adesso, voglio dire, insomma, non so se mi è mai capitato, però penso che nell'arco della mia vita possa capitare di assistere magari in strada a un evento dove c'è la morte di qualcuno, e nonostante noi vediamo tutti i giorni in televisione, no, sparatorie, accidenti, quando per la prima volta vedi, no, sono quei dettagli come la scarpa che è volata via dall'incidente, che ti chiudono, no, il respiro, eccetera, e, però quella è l'esperienza reale. Tutto quello che invece è raccontato in televisione, paradossalmente, si appiattisce su un unico livello. Quindi l'uso di queste strategie, diciamo, più violente, ha in realtà una sua funzionalità secondo il contesto. Cioè, nei paesi anglosassoni, ad esempio, ci sono dei luoghi molto più istituzionalizzati dei nostri, gli shopping center, i musei, i centri culturali, dove questi tipi di comunicazione a volte vengono veicolati anche dalle pubbliche amministrazioni, e lì in un contesto dove l'utente si aspetta un certo tipo di comunicazione, questo materiale magari scioccante o di impatto ha un effetto per contrasto, però magari in televisione non le mandano quelle pubblicità, perché in televisione le confonderesti con il trailer del film, no, horror che c'è alle 11. Quindi il tono accusatorio, questo è un po' un portato del primo tono, anche questo molto usato, cioè, e anche questo in alcuni casi è opportuno, cioè tu hai degli atteggiamenti sbagliati, il tuo stile di vita causa questo e questo e questo, oppure tu ignori questa persona a cui passi di fianco tutti i giorni, e quindi c'è l'accusa diretta. Allora, anche qui il rischio è quello di risultare offensivi, quindi di suscitare indignazione in chi riceve l'accusa. È anche vero che rispetto al tono patetico, personalmente ad esempio ritengo che un tono accusatorio fatto in modi dovuti sia comunque più efficace, perché è contrario al principio di delega, cioè ti sto dando delle responsabilità e ti sto riconoscendo una responsabilità. Non sto dicendo tu hai delegato una persona che ha fatto male, ti ho detto tu stai facendo male. E questo comunque, anche se mette in discussione la persona, è un riconoscimento di valore. Perché in una società che ti dice che tu non devi occuparti di niente, perché in fondo poi non sei neanche la persona più indicata per occuparti delle tue cose, no? Cioè, sei così ignorante che bisogna che i soldi dove metterli te li dica un consulente, sei così incapace di gestire le tue cose che devi fare l'assicurazione per tutto quello che sto estremizzando. Quindi una società che ti dice sempre che tu non sei in grado di, o qualcun altro può farlo per te, un tono accusatorio diretto ti dice no, tu sei causa del problema o sei testimone del problema, automaticamente tu devi attivarti. Quindi personalmente penso che questo tipo di comunicazione abbia un suo senso, se soprattutto si parla di dinamiche che coinvolgono effettivamente gli atteggiamenti di disattenzione. Ma anche magari dicendo forse non lo sapevi. Forse non lo sapevi, però tu fai... Potresti fare... La campagna sul mobile della WWF giocava su questo tema, no? Tu sei colpevole perché stai scegliendo di comprare un mobile, guarda cosa succede al mobile, vabbè, non lo sapevi, quindi non sei così, però adesso che lo sai... Le sigarette per gli incendi, forse non lo sapevi, però sei tu. Ah, così? Esatto, la seconda volta, il primo anno fai la campagna, forse non lo sapevi, il secondo anno dici, te l'avevo detto già l'anno scorso, non capisci. No, quindi secondo me il tono accusatorio ha un suo senso, ed è anche dal punto di vista estetico, sì, è un suo modo. Ecco, il tono rassicurante positivo in realtà è quello forse adesso un po' più usato, dico io per quello che mi passa sotto gli occhi, per una sorta di falso pudore, no? Timore di accusare, timore di offendere, eccetera. Cioè, guarda, c'è un problema, ti sto presentando una soluzione,
anche qui tu vai tranquillo, mi fai l'offerta a me, io applico la soluzione e il problema si risolve. Ve l'ho detta male, perché in realtà ha un senso, cioè io sono il medico senza frontiere, tu non sei un medico, quindi tu non puoi venire a curare il bambino che è saltato su una mina. Dammi i soldi, io lo curo. Io lo curo, poi a andarci un po' a fondo il bimbo rimane un bimbo che è saltato su una mina, non è che hai risolto il problema, però quella comunicazione ti racconta una soluzione, ti dà un messaggio rassicurante. Oggi come oggi sicuramente dal punto di vista dell'efficacia in termini di attivazione questa paga molto, perché ti dice già, ti dà già la soluzione, come assoluzione, cioè guarda, la tua donazione è il tassellino che manca per aver ricostituito, no, l'ordine perfetto. Per certi versi ha anche senso, perché se voi siete una struttura che ha bisogno di una casa per aprire una casa famiglia, la casa non ce l'avete, io devo dirti che quando avremo una casa faremo delle cose bellissime. È legittimo, non è sbagliato. Però allo stesso tempo, secondo me, va vincolato a progetti che hanno questo tipo di concretezza, cioè mi serve una cosa, tu me la dai e io con questa cosa farò una cosa più bella, cioè ho la macchina per diagnosticare il diabete, farò 100 diagnosi in più, che bello, ma non ho risolto il problema, ok? Ho ottemperato un bisogno, questo mi dà l'autorità di dirti, di farti intravedere questo paradiso futuro, no? Paradiso dico come situazione idilliaca. Anche questa però viene usata, secondo me, spesso a sproposito, perché appunto si sposa bene col principio di delega, cioè guarda, questa bimba se non fosse stato per noi, ne ha fatta una, forse è stata Lifeline, si occupano di, hanno fatto una bella comunicazione tra l'altro, non è che siano, ripeto, non c'è della malafede in questo, però si occupano di finanziare interventi salvavita per bambini dell'est Europa che hanno dei tumori in tenera età, vengono portati in Italia, curati, con delle percentuali di successo altissime, perché sono in realtà cose abbastanza ordinarie, che sarebbero mortali nel loro paese per problemi medici, e poi dopo vengono riportati là. Allora loro hanno costruito tutta una pubblicità su questa bambina che adesso è un astronauta, eccetera, eccetera. Allora quello è molto bello sicuramente, poi non, in realtà era quello che dovevano fare, perché loro avevano bisogno del soldo contante per pagare un intervento in più. Quindi in questi casi può aver senso, però è un filone un po' scivoloso da percorrere, perché dopo sembra sempre di neutralizzare il problema. A volte c'è bisogno di un'attivazione. Nel caso di questi di Lifeline, no, perché non è che posso prendermi su e andare in Romania a operare qualcuno. In un caso di attenzione rispetto alla città, o di attenzione verso i senza tetto, o di servizi alla persona che possono essere svolti da operatori non specializzati, invece magari è importante far percepire come che il problema... Film, no? Come il film, no? Sì, esatto. Quello, il principio è esattamente quello. Ha risolto bene. Per fortuna. E, ecco, questo tono, infatti lo dicevo anche qua nei rischi, il rischio è minimizzare il problema, perché nel momento in cui ti faccio vedere la soluzione, dico, questo è già risolto, dai. E anche il fatto di non essere incisivo sui miei comportamenti, perché parcellizzo la mia responsabilità all'atto singolo della donazione o della presa di coscienza. Mentre il tono accusatorio non mi molla finché non ho, ho deciso che no, è giusto che stiano male, oppure no, faccio qualcosa perché stiano bene, questo rassicurante positivo non modifica i comportamenti. Quindi ad esempio in una promozione dal basso, mi viene da dire, di comportamenti più presenti sul territorio della propria città, non userei un tono rassicurante positivo, sicuramente. Non ci avevate neanche pensato, immagino, però insomma... Ecco, io sono invece un grande fautore del tono divertente ironico, nel senso che mi piace quando appunto le persone che lavorano in determinati contesti sono capaci di ridere e di sorridere in modo furbo, non ovviamente volgare, delle proprie situazioni. Questo perché poi penso tutti voi, se avete avuto a che fare o con dei medici o con degli operatori, no? Gente che magari passa 8 ore al giorno con persone con disabilità, eccetera. Il primo impatto, almeno io mi ricordo quando facevo il volontario, è dire, cavoli, ma questi si permettono di dire sta roba. Cioè, l'atteggiamento di estrema confidenza nello scherzare, magari, con il disabile, sulla disabilità, no? Che in realtà è un modo che si può permettere a chi ci sta dentro, credo, con misura, per riconoscere la persona al di là dell'handicap. Cioè, ok, tu non cammini, sei a un punto del tuo percorso per cui hai superato questa cosa, la stiamo superando insieme e insieme vogliamo scherzare perché siamo amici su questa cosa, è diverso ovviamente dal fatto che ti prenda in giro, no? È la leggerezza con cui si possono affrontare certi temi. I pudori ce li ha di solito chi non ci lavora in questi settori, no? Perché anche il non sapere come chiamare, io ho fatto le attività ad esempio con, ho sempre lavorato poco con
diciamo, nel settore dell'intercultura, lavorate più con i bambini, con gli anziani, eccetera. Da 2 anni a questa parte abbiamo iniziato a fare delle attività, abbiamo fatto un incontro, e abbiamo fatto questo incontro con 2 ragazzi africani, e allora io parlando da bravo esterno, nonostante ci pensi le cose, continuavo a dire, no, le problematiche delle comunità di colore. A un certo punto il tizio mi fa, ascolta, di colore, te sei di colore roseo, sono di colore nero, mi chiami negro, sono nero, se non vuoi metterci la G perché ti suona male, dimmi i neri, perché noi siamo neri, non è che siamo di colore, non è che siamo un arcobaleno. E gli ho detto, scusa, però me l'ha detto lui in tono molto tranquillo, io da quel momento non ho più problemi a dire con 2 neri, ogni volta che lo dico con qualcuno, dai neri, quindi, secondo me il tono divertente ironico testimonia una confidenza, una presenza rispetto al tema che voi avete perché ci state dentro. E in una certa misura portarla all'esterno è una cosa comunque di rottura, però voi avete la sensibilità per farlo in modo non offensivo, no? E provocare comunque quella minima sensazione di disagio, imbarazzo, divertimento nella persona che quindi la fa appassionare al vostro... E soprattutto, come dire, una campagna divertente su un tema, divertente e rispettosa, sul tema della disabilità, secondo me ad esempio è una potenza virale notevole, perché dà la possibilità a chi magari ha a cuore il tema ma non sa bene come, ad esempio, se io dovessi condividere su Facebook le foto dell'Asham, anch'io avrei gli stessi scrupoli che hanno loro nel metterle fuori, dicono, ah, che bello sto bimbo down che nuota, condivido la foto e penso, ma però ho fatto, no, pietismo, eccetera. Se invece avessi una bella comunicazione ironica che fa sorridere di questo tema, probabilmente lo farei molto più a cuor leggero, perché mi dà uno spazio per uscire dall'imbarazzo che comunque lega chiunque si affaccia per la prima volta a questi temi. E mi fa capire che c'è un mondo anche fatto di persone, non solo di problemi, in divenire. Quindi l'approccio è più difficile probabilmente, essere ironici e non offensivi, ci vuole un po' più di coraggio, perché sicuramente qualcuno dice, ma come si fa a ridere di queste cose? Però insomma, io sono abbastanza del partito che insomma la risata, una risata ci seppellirà tutti, nel senso che alla fine non... Ecco, il tono paternalistico è, in realtà funziona su un target orizzontale, cioè da adulto a adulto, nel senso che ovviamente il target giovanile è escluso da questo tipo di discorso, però la spiegazione di un problema e la richiesta pacata di fare delle cose, capisci anche tu che è meglio, cioè il dialogo, diciamo, appunto, qui paternalistico ha un senso leggermente negativo, ma è il dialogo, diciamo, pacato, operativo, eccetera, e ha sicuramente un valore persuasivo rispetto all'adulto, no? Cioè perché quando facciamo richiesta di fare ore di volontariato a un adulto, non puoi dirgli, oh, vieni tutti i pomeriggi, lui ti dice, no, guarda, lavoro. Allora tu devi dirgli, noi crediamo che organizzando meglio il tuo tempo tu possa trovare 2 ore per il servizio. È una comunicazione paternalistica perché è, come dire, ti aiuto a capire che potrebbe... Però con un adulto può funzionare, perché l'adulto non ha voglia di sentirsi interpellato come un moccioso, cioè dico un moccioso per dire, però un adolescente ti fa 4 ore di servizio tutti i pomeriggi ed è contento, qualcuno, però ha il tempo di farlo, soprattutto perché è studente o perché non ha voglia di studiare, e l'adulto invece vuole vedere riconosciuti i suoi limiti, i suoi problemi. Allora questo tono, diciamo, si usa sulle comunicazioni, diciamo, più orizzontali che non coinvolgono il target giovanile, e di solito sono quelle legate, è un tono un po' che si usa nelle comunicazioni sulla terza età, nelle campagne lasciti, no? Cioè tutte quelle cose che presuppongono che il target delle campagne lasciti sono destinate evidentemente a persone avanti con gli anni, e quindi può essere usata anche in questi casi. Noi stiamo curando la campagna lasciti della Gregoriana, il tono è assolutamente paternalistico. Ecco, provocatorio e trasgressivo è la versione, vabbè, delirante sull'eccessiva della parte ironica. Anche questa molto usata in realtà, soprattutto su tematiche, penso che ci siano state le campagne sull'AIDS assolutamente forti e fuori tono anche in passato. È chiaro che non è un tono di comunicazione che sta a un'associazione, forse, è più una comunicazione, diciamo, anche underground, dal basso, fatta di scritte sui muri, eccetera, eccetera, perché sono tipi di comunicazione che si espongono ovviamente alla sanzione sociale, quantomeno alla disapprovazione o alla censura anche solo morale di chi che sia. Perché consideriamo poi, ecco, un altro tema, che le nostre comunicazioni purtroppo oggi come oggi vengono fruite in modo indifferenziato, cioè voi fate una campagna ironica, bella, perfetta, che però deve leggerla uno che ha almeno 16 anni, però se fate una fissione ci passa davanti il bimbo di 8 anni. E siccome da questo punto di vista la genitorialità
diciamo che non è proprio al culmine della sua efficacia in questo periodo, nel frapporsi tra i ragazzi e i media, voi vi trovate il genitore che vi denuncia perché avete messo una roba a suo figlio di 8 anni e invece al figlio di 8 anni lui gli doveva spiegare qualcosa. Poi, siccome il genitore non ha voglia di spiegargliela, preferisce denunciare che ha fatto la pubblicità, perché non si devono vedere certe cose, no? Che è una dinamica che è sicuramente cresciuta nell'ultimo periodo, anche per questioni di ritmi di vita, eccetera. Però nella scelta del tono, soprattutto anche su internet, allora in teoria su Facebook voi dovreste avere la tutela che non ci sono minorenni, perché se uno ha meno di 18 anni non ci può andare su Facebook. Poi se dobbiamo dire che è vero, non è proprio così. Quindi diciamo che secondo me ci sono alcuni circuiti, come i circuiti ad esempio delle associazioni o delle pubbliche amministrazioni, che tipicamente non sono frequentati da minorenni o da bambini, sui quali si può tenere un certo tipo di registro. Ci sono riviste come i magazine settimanali, che di solito non finiscono in mano a un bimbo di 8 anni, mi viene da dire che se finiscono in mano a un bimbo di 8 anni è un problema, i suoi genitori, quel che è. Le campagne invece pubbliche di affissione, eccetera, sono un oggetto diverso, quindi anche qui i toni a volte vanno un po' modulati. Da ultimo il tono informativo descrittivo è quello, vabbè, che usano di solito le pubbliche amministrazioni per la comunicazione sanitaria, cioè devo fare formazione su una malattia XY, sull'epatite, visto adesso qui in stazione c'è nei manifesti, si chiama epatite B ma non è seconda a nessuno, no? E, ovviamente l'incisività di questa comunicazione è infinitamente inferiore a tutte le altre, perché, però ha una sua utilità, perché sembra strano, però anche le cose più scontate, io ho fatto corso prematrimoniale, corso preparto, informazioni, proprio informazioni di base, scopri che magari non sono così diffuse. Quindi questo, diciamo che per un'associazione che lavora su un problema di tipo, insomma, un'associazione delle vostre, molto spesso il problema in sé richiede un approfondimento. Ad esempio, se noi abbiamo lavorato con l'AISLA, e la SLA ha un decorso di un certo tipo, insomma, quant'altro, e sicuramente informare l'obiettivo di questo progetto era migliorare la condizione, lo stile di vita, il tenore di vita dei malati di SLA il più lungo possibile. Quindi in modo molto semplice veniva proposto di fare un quaderno del malato, dove il malato poteva dire qual era il suo gusto di gelato preferito, perché? Perché arriva un punto in cui il malato non lo può più dire, ma può ancora mangiare il gelato, no? Quindi c'era questo tipo di... Ovviamente per comunicare questa cosa, oltre all'iniziativa di comunicazione, si è dovuto anche predisporre del materiale informativo, perché io che non sapevo l'iter degenerativo della SLA, quando mi hanno detto che sì, devi fare un quaderno, uno scrive sul gusto di gelato preferito, ho detto vabbè, sì, poi una roba più utile, però siccome... Quindi in molte... oppure... problemi di gestione degli spazi urbani molto spesso sono aggravati o causati o non risolti da vincoli amministrativi, no? O da problematiche legate al piano regolatore. Allora, l'attività è quella di riappropriazione di uno spazio, per cui andiamo tutti a fare quello sì che si chiama guerriglia gardening, cioè andiamo a coltivare i fiori nelle aiuole senza che nessuno ci paghi, perché così il quartiere è più bello. Però la parte informativa che mi deve dare gli strumenti per capire che il prossimo piano regolatore lì ci deve mettere una zona non di sviluppo industriale, ma una zona tutelata parco verde, lo devo dare. Quindi quest'ultimo tono, tutto questo per dire che voi potete strutturare tutte le campagne che volete focalizzandovi sull'obiettivo, fundraising, l'esposizione del problema, della soluzione, quant'altro, col tono che preferite, ironico, aggressivo, paternalistico, eccetera. Sicuramente però avrete una parte del vostro lavoro che si basa su un appropriato uso di un tono descrittivo e informativo. Io credo che siano pochissimi i problemi che vengono affrontati da associazioni no profit che non hanno a monte un gap conoscitivo, perché se tutti sapessero tante cose, forse alcuni problemi non ci sarebbero. Quindi quest'ultimo nodo, che è quello di minore impatto, quello più palloso, perché comunque certe cose vanno dette con dei nomi, cioè il piano regolatore ha una data, ha un articolo, cioè sono cose poco simpatiche. Però dovete assolutamente, secondo me, tenerlo in background, voi più di altre realtà, cioè il profit è obbligato a farlo per legge, cioè mettere gli ingredienti o di mettere la vocina a fine spot che dice Automin Ric, loro devono farlo, e quella è la parte informativa, cioè che ti dice oh guarda questo concorso è normato a legge, no? E quindi per loro è un di più messo di malavoglia, cioè anche gli ingredienti, devo dire, prima che iniziassero a metterli davvero tutti ce n'è voluto. Per voi invece è probabilmente una parte imprescindibile. E quindi quando progettate una campagna di comunicazione dovete tenere presenti questi due canali, anche perché vi libera il canale della campagna vera e propria dalla necessità di essere troppo tecnico, no?
Per cui io faccio la campagna per AGD e nel dell'Associazione dei Giovani Diabetici, nel poster ci metto, non mi ricordo più il claim che avevano scelto, ci sono dei bambini che giocano, ed era il claim, diciamo, che fosse come uno di loro, no? Poi sotto c'era scritto, un bambino diabetico ogni giorno deve farsi 4 punture, eccetera, uno stile di vita può aiutarlo. Questa era la campagna. Sul sito c'era opuscolo informativo, la macchina XY consente di, no, che vogliamo comprare, consente la diagnosi in età precoce, su questo principio. Quindi i due canali permettono di avere una campagna comunicativa molto più svincolata e molto più focalizzata. Okay? Perché a me interessa che chi passa sia colpito dal colore, veda il logo, capisca che è un problema di bambini diabetici e poi va sul sito. Bah, non posso chiedere di più a un foglio pubblicitario. Okay? Questo è un ragionamento che cercate di ricordarvelo. Non posso chiedere di più a un biglietto da visita. Quel poco lo deve far bene, ma non posso chiedergli di innescare la donazione. Posso chiedergli di far sì che la gente mi trovi sul sito, che trovi il mio numero di telefono. Così come il mio logo non può avere dentro l'IBAN, cioè nel senso sembrano stupidaggini, però poi quando vedrete, quando andate a progettare una campagna, arriva sempre il momento in cui arriva qualcuno che ha un bellissimo opuscolo e ti dice, allora l'IBAN però lo mettiamo in tutte e quattro le pagine, perché metti che lo strappano il foglio, no. Quindi cercate di ricordarlo, perché a me succede sempre così: iniziamo la campagna, siamo tutti d'accordo, essenzialità, si arriva in fondo e si buttano fuori dei volantini che sono scritti piccolissimi, pieni di roba, non si capisce, alla fine non si capisce più qual è il problema, qual è la soluzione, eccetera, e si perdono nei mucchi. Quindi, dunque, noi abbiamo ancora un pochino di tempo, sì. Allora, se vi va, io inizierei a fare una prima parte dell'esercitazione. Parliamo, non parlo io, va bene? Sono le 5.40, ancora un pochino resistete. Infatti volevo farvelo vedere adesso, perché ce l'ho qua. Ce l'ho in calce a questa l'esercitazione. Beh, facciamo così, ve lo faccio vedere qua. Faccio vedere prima il materiale, così ne parliamo, poi ci arriviamo. Allora, praticamente l'esercitazione che vorrei proporvi, vedete che ho saltato 21 slide, che dopo recupereremo ovviamente. E, prima vi faccio vedere qual è stato il percorso con la strada. Okay? Io mi sono incontrato, ve lo racconto proprio come se fosse una storia, così facciamo anche storytelling. E ho incontrato i responsabili della strada, abbiamo fatto una lunga chiacchierata dove gli ho chiesto quali erano i loro valori distintivi, come l'ho chiesto a voi. Mi hanno dato un elenco di 30 parole, abbiamo eliminato quelle che in effetti erano nella testa di solo uno di questi, no? Abbiamo eliminato quelle che erano banali, mettere al centro l'uomo, tutti noi lavoriamo con la persona, l'uomo. Abbiamo cercato di ridurle a 3-4. Ci sono volute 3 settimane più o meno per arrivare, no, ma non vorremmo lasciar perdere questa. Abbiamo capito che un termine chiave per loro era il territorio, perché loro agiscono su un quartiere di Milano, non hanno l'ambizione di esportare un modello in giro, loro sono lì, lavorano lì, quindi intervento concreto, questa è una prima fase proprio di lavoro sulle keywords, intervento concreto su un'identità territoriale specifica con le sue peculiari criticità e i suoi punti di forza. Quindi, da spazio, parliamo di un luogo che è abitato da persone, percorsi umani sul territorio, luogo di incontri con i servizi. Cioè, cosa vuol dire per loro territorio? Che è una parola sola, che loro agiscono su una realtà concreta, che non è uno spazio generico urbano, è un luogo, un nome con le sue piazze, le sue panchine, i suoi graffiti. È un luogo abitato dalle persone che ci si incontrano. Si incontrano perché la signora Maria vede il senza tetto e il senza tetto sa dove abita la signora Maria e l'ambulante sa chi è il senza tetto e magari beve una birra col senza tetto, però vende le robe alla signora Maria, cioè dove c'è questo intreccio di storie, e i loro servizi sono lì, quindi lo stesso luogo dove queste persone vivono è il luogo dove queste persone incontrano i servizi. Quindi c'è questo senso, vedete, mentre ve lo racconto, almeno io mi evoca un quartiere piccolo, molto interconnesso, con una realtà di grande presenza loro sulla strada. E questo è quello che mi ha raccontato. Persona, vi ho detto che avevo provato a eliminare, perché era banale, ovviamente non ci si riesce mai. Loro ritengono che fosse distintivo, che lo è, ma su me non è così raro, il fatto che la persona è soggetto di un progetto globale. Cioè loro non ti prendono per curarti della tua dipendenza. Loro ti prendono e ti accettano sempre, però ti tengono all'interno del loro circuito di formazione, eccetera, eccetera, solo se tu accetti di condividere con loro un progetto globale sulla tua vita. Cioè tu sei un tossicodipendente,
io non ti faccio passare la tossicodipendenza, magari sì perché c'ho il centro residenziale, però voglio che tu mi dica cosa vuoi fare del tuo futuro, vuoi studiare, ti aiuto a studiare, vuoi trovare un lavoro, ti aiuto a trovare un lavoro, vuoi fare una famiglia, quindi un progetto globale. Questo è effettivamente una roba un po' ambiziosa, perché loro dicono noi siamo contrari, tra virgolette, perché poi siamo contrari, guerra tra poveri, però siamo contrari agli interventi specialistici, cioè sei un tossicodipendente, ti faccio passare la smania, la crisi d'astinenza, poi dei problemi per cui sei diventato tossicodipendente, il fatto che trovi un lavoro, non me ne frega niente, io ti curo la tossicodipendenza, ti curo l'alcolismo. Allora, io, questo è l'approccio medicalizzato, no? È l'approccio diciamo da USL in qualche modo, e poi da CERT. E poi, perché a volte ci sono anche gli operatori un pochino più in gamba che vanno, si permettono di andare oltre, però diciamo che nelle associazioni è raro che ci sia questo approccio così settoriale, no? Per cui loro lo ritenevano un tratto distintivo, ad esempio secondo me non lo era, poi non è che io ho sempre l'ultima parola, quindi c'è andato dentro. Ecco, lo sguardo positivo e privo di pregiudizi e la fiducia nell'uomo, questa già è una cosa che io non ho potuto vedere in atto, perché non è una cosa che ti puoi fidare sulla parola, però lo dicono, noi quando arriva uno lo prendiamo in carico a prescindere da chi è, da cosa ci sembra, da se ci frega, cioè se è la terza volta che si presenta con lo stesso problema, noi non è che gli segna anche la terza volta, no? Cioè questo approccio, diciamo così, molto gratuito, loro lo dicono, poi è abbastanza sovrumano come cosa, perché comunque sanno essere estenuanti le persone, no? In difficoltà di un certo tipo. Comunque, quindi questi erano i loro tratti distintivi rispetto alla persona. Dicevano, noi siamo antitetici rispetto alla cultura del sospetto. Cioè se adesso la cultura ti dice se uno è tuo nemico finché non ti dimostra il contrario, noi diciamo è nostro fratello finché non ci dimostra. C'è ovviamente un orizzonte etico-religioso dietro di un certo tipo. Ecco, lavorare in rete, loro sostenevano che non era una parola chiave. Per me non era una parola chiave, fa parte della loro struttura. Loro sono capofila di moltissimi progetti con la pubblica amministrazione. Questo però non è, come dire, è un loro una loro caratteristica positiva, ma non è un modo del loro proporre una soluzione, è un risultato del fatto che loro lo fanno bene, no? Cioè loro fanno bene i loro interventi, però anche qui io ho detto ma togliamolo, mettiamoci, no, lavorare in rete ci deve caratterizzare, e non hanno tutti i torti, perché dicono alla fine se questa comunicazione esce dai confini del nostro quartiere, noi vogliamo poter interagire con quelli che hanno la fattoria didattica a Como, quelli che hanno il centro per tossicodipendenti, quindi vogliamo che questo concetto ci sia, poi vedrete che non è rimasto nella comunicazione. L'incoscienza invece, questo è quello che avevamo spinto un po' noi. Loro avevano detto, noi siamo un po' dei pazzi, no? A tutti piace dire, siamo un po' dei pazzi, poi in realtà di pazzi veri ne sono pochi. E noi siamo un po' dei pazzi perché siamo partiti, no? Anche loro avevano, ecco, la loro garage stories, no? Ah, siamo partiti, quando siamo entrati in questa scuola fatiscente, no? Adesso io, scusate, lo racconto così, ma in realtà è un racconto sincero, è loro. Siamo entrati in questa scuola fatiscente, c'eravamo io, Tizio e Caio, lui ha riverniciato quella sala e per 2 anni siamo stati in un'unica aula. Accoglievamo solo una persona, due, poi li mettevamo a dormire su una brandina. Insomma, l'incoscienza del dire iniziamo a fare la cosa anche se non abbiamo già pagato tutto, se non abbiamo tutto già previsto, no? Il buttare il cuore oltre l'ostacolo, l'avere fede nella provvidenza. E allo stesso tempo loro dicevano, però non è un'incoscienza da stupidi, è un'incoscienza data dal fatto che noi siamo convinti di fare le cose, convinti di saperle fare, quindi iniziamo e sappiamo che in corso d'opera troveremo il modo di farle. E per me questo ad esempio era una cosa divertente, perché mi sembrava un concetto più caldo, più comunicativo, l'essere un po' incoscienti nel fare le cose, ma degli incoscienti solidi, no? Cioè è come MacGyver, cioè si mette in situazioni incasinate, però lui lo sa che può uscire, no, dalla prigione usando il coltellino svizzero. Quindi diciamo che a me questo concetto piaceva molto e gli abbiamo provato a proporre una proposta in questo senso, a loro che non è piaciuto. Un altro tema, anche questo secondo me non era un tema chiave, però ricorreva l'anno del decennale, eccetera, è la persistenza nel tempo. Loro sono molto vecchi, sono lì da tanto tempo. Secondo me questo non è una cosa che rientra nelle caratteristiche. È iniziato nel 2000, sono passati 13 anni, c'è 13 anni, non è che ce li hai solo te, tutti quelli che hanno iniziato nel 2000 e da 13 anni fanno sta roba. Comunque. Poi vabbè, c'era la richiesta di inserire una dinamica di coinvolgimento, perché ovviamente questa campagna ha vissuto questa doppia sfortuna, cioè loro hanno dovuto fare la loro identità aziendale mentre facevano la campagna del 5 per 1000. Dovrebbero essere due cose distinte, ovviamente si sono mescolate. Scusate, io dico con questo tono critico perché, dicevo prima a pranzo, lo vivo da chi vede la teoria, no? E la bellezza formale delle cose fatte dal manuale e poi si scontra con un progetto finito che magari è anche bello, però ovviamente ha 1000 compromessi.
è la fortuna del nostro lavoro. Poi in realtà il lavoro è stato piacevolissimo e penso siamo tutti contenti. Abbiamo dovuto, sulla base di queste parole chiave, mettere a punto un claim che è il nome di campagna, cioè la frase che buca, e il cosiddetto subhead. Il claim può essere chiamato head, cioè testata, e il subhead è quello che sta sotto. Ecco, qui vi introduco un concetto, secondo me, fondamentale, cioè il concetto delle cosiddette interruptive idea, cioè idea che ti blocca, idea interruttiva. Cioè, noi nel momento in cui vogliamo catturare l'attenzione di qualcuno, dobbiamo far sì che il suo flusso di pensieri incontri uno scoglio, cioè la puntina del giradischi salti, no, nella sua testa. Questo è un filone di comunicazione che è stato studiato. Diciamo che nella comunicazione ognuno pensa un po' di cose, se io adesso queste cose le scrivessi potrei fare un libro. E tutti direbbero, come dice Ascari? Però questo è abbastanza convincente. Cioè, io sfoglio 27 pagine di pubblicità di profumo, tutti verdini con scritte opurom, 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 quando trovo una pagina dove c'è scritto puzzi meno, con questo, è il mio, no? Cioè, nel senso, mi fa quantomeno inarcare un sopracciglio. E questo, guardate, che nella comunicazione, nel flusso di informazioni che avete sott'occhio oggi, è un risultato enorme. Quindi interrompere l'attività banale di fruizione passiva con qualcosa che ti fa scattare l'idea è il santo graal di questo tipo di campagna, no? E, di solito cos'è che ti fa interrompere la tua attività? Una domanda, che di solito è, non ho capito, no? Cioè, come? Perché se io ti, si fa anche nelle classi, no? Ogni tanto quando c'è confusione, tu urli per un po', poi inizi a parlare questo tono di voce, e un bimbo, come? E tutti stanno zitti, no? Tu gli hai interrotto il flusso di pensieri e lui ha generato una domanda, perché se non gli generi nessuna domanda non hai interrotto niente, no? Perché ti interrompi se qualcosa... Quindi, l'idea di generare una domanda. Allora, questa cosa si gioca così, il claim lancia la domanda, il subhead chiude nel senso che ti dà una risposta o ti rilancia il tema, ti fa capire di cosa si parla, ti fa capire l'ambito in cui siamo. Questo il claim potrebbe anche non farlo, potrebbe anche essere una frase che non c'entra niente, no? Tipo, sei matto? Non c'entra niente con la strada. Però se sotto c'è scritto, noi sì, matti per l'uomo, faccio per dire. In quel caso tu hai col subhead hai chiuso il pacchetto che ti ho presentato e che ti ha interrotto, ti ha convinto, ti ha incuriosito, il visual ti ha intrigato perché è una foto di cui vuoi, allora leggi anche chi siamo, eccetera, eccetera. Quindi questa idea dell'idea interruttiva, diciamo, non ho trovato ancora una parola bloccante, insomma così, insomma è una cosa a cui voi dovreste fare molta attenzione, cioè fidarvi del fatto che l'importante è interrompere il flusso di pensiero. Cioè magari a volte bisogna usare una parola di troppo, una frase che è meno chiara di quanto voi vorreste, però pensate ad esempio, vi faccio esempio su una campagna Coop che abbiamo chiuso ieri, fanno lo sconto del 25% su 7 prodotti a scelta dell'utente per 2 mesi. Tu ogni giorno vai là e dici, su questi 7 il 25%. Bene. Noi abbiamo fatto una campagna che era, sono 7, sono più bassi del 25%, e poi c'era uno dei 7 nani che diceva, e non siamo noi. No? Era divertente, nei loro termini, simpatica, e soprattutto sono 7, sono più bassi del 25%, e il nano che diceva non è uno di noi, tu la potevi applicare a tutte le Ipercoop d'Italia che facevano quella stessa politica. Loro hanno scelto di usare un ad molto più efficace. Dal 1 giugno al 31 luglio, su 7 articoli a tua scelta, lo sconto è il 25%. Questo è il claim della loro campagna, imposto da loro. Doveva essere una campagna unica per Coop Estense, Adriatica e Coop Nord, non lo sarà perché? Perché Coop Adriatica fa lo sconto a partire dal 15 luglio. Quindi la specificità del claim ha fatto sì che loro, poi si fa cambiando la data. Però quel che voglio dirvi è che a volte avere un claim che esce dalla specificità di quello che tu devi fare per filo e per segno, ti aiuta a parlare a un pubblico più ampio, ti aiuta a intercettare l'attenzione di uno che magari non ne fregava niente delle date. Perché io leggo dal 1 luglio al 31 agosto, dico sono in ferie, ciao, e non leggo neanche cosa c'è scritto dopo, per dire, magari fossi in ferie 2 mesi, però... cioè il fatto di riuscire a mettere un'informazione che ti interrompe. Secondo me questa idea davvero bisognerebbe cercare di tenerla in testa, perché poi la tentazione è quella di aggiungere per dire di più e si perde la capacità di interrompere la persona. Questo è il risultato già di alcune mediazioni con loro, e sono delle proposte integrate in cui nella parte alta vedete head, subhead e sotto vedete il nome, cioè la strada, e il payoff, perché loro devono anche pensare al payoff.
Quindi qua dentro noi abbiamo dovuto cercare di far rientrare quelle parole chiave di prima e articolarle. Allora, una prima accoppiata che gli abbiamo proposto era: siamo fuori, e ci immaginavamo un visual con qualcuno truccato da pazzo, e dentro alla vita. Dentro alla vita racconta quell'immaginario di territorio che vi dicevo prima. La strada all'opera per l'accoglienza, all'opera, la concretezza fattiva, per l'accoglienza, il tema. E avevamo adesso, poi loro ci hanno dato delle foto, qui entriamo nel tema delle foto che avevamo proposto. Questi sono dei, si chiamano dei mock-up, cioè non sono dei veri e propri pagine pubblicitarie. Vedete, lassù c'è un testo che è Lorem Ipsum, cioè il testo tipografico latino, finto latino, quello solito, no? E, però avevamo giocato, visto che loro non volevano avere la faccia truccata da pagliaccio, eccetera, abbiamo scelto un font, gli abbiamo detto, mi piacerebbe un font tipo graffiti, scritto a mano, siamo fuori, che ti colpisce, qui colpisce poco perché, ripeto, è già frutto della mediazione con i loro passaggi intermedi. La frase che ti colpisce, siamo fuori e dentro la vita, perché sono tutte situazioni di vita, queste sono foto loro, vere, di vita quotidiana, no? Siamo fuori, c'era il gioco che i bimbi erano fuori, ti pensi subito sono fuori da scuola, e il ragazzo che guarda dentro al pneumatico c'è l'aria anche, cioè adesso non si vede lì, però ce la faccia un po' anche da suonato, quindi, insomma, quindi una serie di cose. Siamo fuori perché c'è la serra, quindi l'attività tipicamente che si fa fuori da scuola, niente, va bene. Poi gli abbiamo proposto la speranza forte e chiaro, cioè focalizziamoci su, noi diciamo a voce alta che per noi la speranza è guidarci, la speranza nelle persone, la fiducia nelle persone, la speranza nel futuro. Siccome era un claim molto sognante, no, la speranza, il payoff del logo che andava insieme a questo era costruiamo l'accoglienza, proprio mattone su mattone, no? E adesso io ve lo sto spiegando così, però in realtà uno poi dovrebbe... le foto sono sempre quelle, perché le foto che scrivevano loro, però avevamo scelto delle foto che in qualche modo parlassero di o di speranza, quindi dei giovani, oppure forte e chiaro, nel senso, attività, momenti di vita forte, cioè anche la mensa con questa gente che mangia così, ci dava l'idea di una cosa, un tono di voce alto, cioè non delle immagini, cioè immagini silenziose che danno speranza, ma immagini anche, tipo il bimbo che ride, loro che mangiano, che fossero un po' di vita calda, vissuta, sempre scelte tra le foto che hanno loro. E notate che in questo caso, ad esempio, non so se si vede, le foto dei due ragazzi che mangiano sono sfocate perché non potevamo mettere il problema solito. E ecco, qua ad esempio, per fare un trattamento sulle foto, io non ho fatto altro che prendere tutte le loro foto fatte con mille luci diverse, ho applicato su tutto un filtro vintage di Instagram, di Photoshop fatto bene, eccetera. Il colore adesso voi non lo potete percepire perché non c'è abbastanza contrasto, sembrano foto degli anni 60, ma almeno sembrano tutte fatte nello stesso momento, che piuttosto che avere delle foto che sembrano prese da... vabbè. Ogni persona una promessa, la strada, accoglienza, progetto e vita. Questo è quello che alla fine è passato. Ad esempio io, la critica che gli facevo era tante parole, persona, promessa, accoglienza, progetto, vita. Però accoglienza, progetto e vita ha una sua progressione. Ogni persona una promessa, io avevo messo ogni persona un progetto che mi piaceva di più, però il termine progetto è estraneo al loro... era strano per qualche motivo, no? Non ci piace parlare di progetti, è una roba... poi secondo me c'era anche il tema, adesso volendo dei progetti, di Dio, insomma non è una parola, però non gli piaceva, quindi è diventato ogni persona una promessa. Ci sta il concetto della fiducia illimitata. E avevamo ripreso, ovviamente i contesti sono quelli poi dove attuano loro, la promessa è la bambina che cresce, la promessa è il ragazzo che lavora, no? La promessa sono quelli che studiano, quello che fa attività artigianali. Poi c'era siamo qui ora, che raccontava l'essere nel quartiere, no? La strada, persone di speranza, opere di accoglienza. Questo farraginoso, però ripeto, a un certo punto tu cerchi di, questo è già l'ultimo passaggio, dopo hanno scelto, tu cerchi di essere sintetico e loro ti dicono, ma se parliamo di persone di speranza, se andiamo dei sognatori, non si capisce, dobbiamo dire anche che facciamo delle opere concrete, cioè opere di speranza, no, perché le nostre opere sono... opere di persone lì. Allora, io adesso dico con questo tono, cioè voglio dire, magari tutte le associazioni di volontariato o no profit avessero uno quantomeno uno studio, non magari perché l'ho fatto io, però uno studio organico sul claim e il payoff che avesse questi ragionamenti dietro, poi può piacere o no, però almeno è pensato, no? E alla fine hanno... scusate, questo è il mock-up. Poi vi faccio vedere invece
Forse non ho, dopo mi faccio spedire l'immagine finale, comunque era più o meno questa, però con ogni persona una promessa. Ecco, il momento di delirio, secondo me comunicativo. Vedete che ci sono qua, io ho fatto l'errore, io stavolta, di fare, per far vedere le prove, di far vedere più foto, come dire, potete scegliere una foto da sostituire sotto. Loro hanno detto, ah, sì sì, no, noi le vogliamo tutte. Quindi abbiamo fatto l'advertising page, quella istituzionale, con il collage di foto. Va bene, oh, carina, impaginata bene, va bene, poi aveva tutto un bordo d'arancione, adesso me la faccio spedire, domani ve la faccio vedere la versione finale. Però siamo passati dalla richiesta di avere una parola incisiva, uno slogan, un'immagine, a un collage di foto, al payoff di due righe, quindi capite anche voi che il processo, se non avessimo fatto questo processo di condivisione con loro, sarebbe stato ancora peggio, probabilmente, quindi va benissimo così e siamo contenti noi, sono contenti loro della campagna, come è venuta e tutto quanto, li ha distaccati dalle altre... Però per farvi capire come tante volte un processo che sembra così lineare quando se ne parla a voce si scontra con ma quelli dei centri di accoglienza hanno detto che non ci sono foto che rappresentano la loro attività. Ho capito, ma che foto hanno? Ah, boh, della gente a tavola. Quindi non comunica tanto quella foto. Cioè magari messa insieme alle altre sì, perché dici saranno, saranno delle persone in difficoltà, gente che sta mangiando, cioè non è che... Cioè lo desumi, devi ragionare tu che... E questo è l'argomento, insomma, è fondamentale della difficoltà di uscire da se stessi, cioè quando si comunica cercando di raccontare se stessi a se stessi, cioè io devo mettere la foto del centro d'accoglienza perché gratifico chi fa servizio lì, posso farlo, basta essere sinceri e dirlo subito. Io faccio comunicazione istituzionale per valorizzare i miei volontari, se lo meritano, si meritano di avere una pubblicazione, una brochure, una foto, benissimo. Allora andiamo anche a intervistarli a casa, gli facciamo le foto. Ma se tu devi parlare all'uomo della metropolitana che non sa chi sei, non sa cosa fai, a me che tu voglia gratificare qui del centro d'accoglienza non interessa, perché stiamo creando del rumore di noi stessi nella nostra comunicazione. Ripeto, è il gioco delle parti, che noi che facciamo comunicazione abbiamo questo tipo di rigidità e chi ce la commissiona abbia quest'altro. Il risultato finale è una mediazione buona, penso, e utile. Però insomma volevo farvi vedere questi materiali in modo che... Ecco, poi invece la cosa bizzarra è che quando abbiamo progettato la campagna, questa era il 5x1000, cioè io ho detto quando faremo il materiale 5x1000, visto che la comunicazione istituzionale c'è già, voi dovrete... loro volevano fare una festa, hanno fatto una festa nel loro quartiere, dove fare delle affissioni, ho detto ok, lì non abbiamo il problema di essere troppo sintetici perché la gente che viene alla festa già vi conosce, viene alla vostra festa, vogliamo raccontargli qualcosa? Allora abbiamo fatto un micro storytelling. Da 30 anni costruiamo il presente, da 30 anni il presente, e non abbiamo ancora finito. Nel non abbiamo ancora finito ho bisogno di te, ovviamente, caccia i soldi. E la cosa paradossale è che questa cosa dei 5 minuti è piaciuta così tanto che è diventato il testo che è andato in tutti gli advertising, anche istituzionali, ma non importa. Quindi per dire che a volte in testa ci si fanno mille ragionamenti, poi la sfortuna ha voluto che loro abbiano fatto insieme due attività diverse, cioè l'istituzionale e il 5x1000, alla fine hanno fatto un mix delle due cose. Guardate, loro adesso lo percepite come negativo perché lo sto raccontando così, loro hanno fatto le vele, hanno fatto i pieghevoli, sono tutti contenti, la stanno usando ancora. Se io dovessi usarlo come esempio di comunicazione lineare, no, purtroppo. Il risultato poi è buono, cioè non, però fa ridere questa cosa che appunto qui io ci avevo messo tutti quei piccoli accorgimenti che vi ho raccontato di engagement, no? Cioè ti racconto più una storia, passato mitico, costruiamo il presente sai anche te che è quello che è, quindi la difficoltà è nel presente, facciamo il futuro, cioè c'era proprio la comunicazione costruita sul coinvolgimento e l'attivazione del donatore. È diventata la loro frase istituzionale, ma va bene, è suggestivo, da 30 anni costruiamo il presente, perché poi ha un vantaggio che loro non hanno pensato, ma che verrà anche l'anno dopo. Sarebbero 31, però non è falsa, quindi è un claim che ti accompagna, no? Comunque è sempre già, tanto dire da 31, dire da 40 non cambia niente. Quindi è da tanto tempo che noi stiamo lavorando per arrivare all'oggi. Quindi alla fine va bene così. Ah, ecco, no, scusate, questa, ecco, bravissimo, bravo Stefi che l'hai messa. Queste sono le loro pubblicità finite. Quindi è rimasto la strada, ogni persona una promessa, okay? Che da claim è diventato il payoff del loro logo. Da 30 anni costruiamo il presente, non abbiamo ancora finito, è diventato il sub-ad. E come ad, siccome non riuscivano a decidersi, hanno voluto fare una pagina per ogni servizio, mi hanno dato delle frasi che in teoria pronunciate dai personaggi, che va bene perché è storytelling in qualche modo,
Marco qui non è più solo. Bene, siamo di nuovo a casa, la ragazza che ha ricostruito. Questa sera diamo spettacolo al centro anziani. Amira ha una casa per ricominciare, vedete che ho dovuto sfocarlo, però poi va bene, vedete che è tutto molto coordinato e credo che se uno vede due pagine così le riconosce che è lo stesso, ma lì perché abbiamo imposto di tenere lo stesso colore, la posizione del logo, il font, cioè lì è la grafica che mantiene il coordinamento visivo. Ma abbiamo realizzato, invece che una di page, ne abbiamo realizzate sei. Anna ora è serena, questa è la maledettissima operatrice che abbiamo dovuto rimuovere dopo facendo un fotoritocco da due giornate. C'è più proprio. Quella linea sta finita, non c'è, c'è il tavolo vuoto. Anna ora è serena, è carina. Il tavolo vuoto. Infatti non si capisce chi è Anna, però non... Luca ora ha un lavoro, quella è l'unica foto che a me piaceva perché c'è questo ragazzo che è veramente una faccia divertente, che è lì che guarda. È venuto bene. Alla fine il lavoro, vedete, cioè se io ve l'avessi fatto vedere di base, avreste detto, beh dai, una campagna passabile. Con tutto il lavoro che c'è dietro, e questa è la pagina finita, dove quella è istituzionale, e questa vedete com'è debole. Questa è, mentre queste le singole, ognuna rispecchia in realtà un criterio di... Il problema è che loro ne hanno dovute fare sei per raccontarsi tutti. Se loro fossero solo il centro accoglienza per donne sole, la pagina Anna è ancora serena, era una pagina che a me piaceva, andava bene, eccetera. Questa però, che era l'obiettivo del nostro lavoro, cioè la pagina istituzionale, è un paciugo. È un paciugo dove, tra l'altro, la bimba tra l'altro è la figlia di Gibo, perché è l'unico bambino di cui aveva la liberatoria, se l'ha firmata lui, e il loro problema era, ma messe così le foto, tagliami un po' meno l'orecchio del ragazzo che lavora, tagliami un po' di più la testa dell'operatrice, cioè siamo arrivati a un livello dove gli ho detto, mi hanno chiesto, ma perché non ci guardi come le tagli? Gli ho detto, ma perché tanto, comunque le tagli sono delle immagini che non funzionano, quindi è inutile che mi dite, sta male il lobo tagliato, perché se non taglio il lobo taglio il sopracciglio, perché messe così, quindi cioè, mettiamo in modo che abbiano un colpo d'occhio, no? Sensato, poi nessuno potrà le scatole perché al ragazzo qua gli abbiamo tagliato un po' più lungo o meno. Per dirvi, dopo la perversione, tra virgolette, che si genera quando si perde di vista l'unità, no? Adesso non vorrei dirlo io, però si capisce che c'è uno stesso feeling, eccetera. Personalmente da 30 anni non abbiamo ancora finito, è troppo lungo messo lì e uno lo legge solo per sbaglio, secondo me, se non ve l'avevo detto voi non lo leggevate, sicuro, subito. E su queste pagine, cioè voi leggete, se voi state sfogliando qualcosa, leggete, questa sera diamo spettacolo e guardate questo bollo bianco, basta. Qui che doveva essere la roba che serviva per scoprire dei milanesi, l'arrivo della strada che da 30 anni lavora non ha mai comunicato, non si legge se non... Sì, no, è più contrastato, adesso abbiamo aggiunto delle ombre sotto per far sì che si leggesse, però insomma il coordinamento visivo c'è, il problema è che l'obiettivo che era questo è stato, insomma, è fallito in pieno, ma non è per giustificarmi, non è colpa nostra, perché a un certo punto... guardate questa pagina e prendete una qualsiasi delle bozze, no? Che avevamo fatto prima, ognuna di queste da sola, cioè per me quella della bimba rossa, questa per me da sola era perfetta, c'erano dei bei colori, c'era questa era perfetta, cioè cosa vuoi dire di più? Beh, ti occupi anche di ragazzi più grandi, ma va bene, ma chi se ne frega, cioè è perfetto, cioè i papaveri piccoli, c'era tutto il gioco, l'ambiente, oppure a me piaceva moltissimo anche la foto dei ragazzini, queste foto dei bimbi che corrono giù dalla scala, no? Adesso questo il visual era un po' più felice perché poteva lavorare un bel che forse non gli... però a me dà l'idea di se fossero saliti era più divertente, però sono bimbi simpatici, le faccio un po' da teppisti, ma stavano molto simpatici. E poi c'erano dietro i palazzoni che parlavano del loro quartiere, perché qui sono proprio i palazzi del quartiere Loreto. Cioè. Però probabilmente scendeva, sì. Ma non gli piaceva perché non parlava di tutte le non parlava di tutte. Sì, loro tutte queste, cioè invece di prenderle come bozze alternative, e lì è stato un errore mio, lo ammetto, di esagerare nel dargli, e le hanno prese come, facciamole tutte. Io ho visto quella mail. Va bene, domani riprendiamo allora un attimo queste cose, facciamo un'esercitazione insieme su... Facciamo strada e pensieri per domani. È un passato scout anche tu? Posto. Esatto. Aiuta molto quando si tratta di trovare degli slogan, perché la Jesci fabbrica una quantità di slogan. Sì, uno,
Un arco milione di anni. Noi abbiamo, per questa campagna sulla drepanocitosi, siccome è rivolta ai bambini, no? Perché l'anemia falciforme colpisce in Sardegna e in Africa, ci sono motivi storici proprio di malaria, e colpisce i bambini soprattutto. E quindi questo evento sarà un pomeriggio di gioco per giocare alla sindrome. E quindi abbiamo usato tutto per gioco, niente, no, tutto col gioco, niente per gioco, che è lo slogan associativo della GESCI. Io aspiro da...